Allora, buongiorno, stiamo sperimentando per la prima volta una diretta mixata tra YouTube e Facebook, però sul canale Facebook con l'Ordine degli Ingegneri di Venezia, in questa iniziativa che è innovativa. Il presidente, Gemma Erocararo, adesso ci spiegherà anche cosa vuol dire fare sostenibilità per gli ingegneri. Ecco. Il tema della sostenibilità è stato da tempo patrimonio degli ingegneri. L'ingegneria ovviamente si deve occupare di questo argomento, non saprei chi altro se ne possa occupare meglio, ma è un tema con il quale ci misureremo nei prossimi anni, direi nei prossimi decenni. Quindi l'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha aderito convintamente al protocollo che la Regione ha lanciato, la Regione Veneto, appunto riguardo al Veneto sostenibile, e questa iniziativa di oggi si colloca in quell'ambito. Noi da tempo abbiamo anche attivato una commissione ad hoc che si occupa dei cambiamenti climatici, abbiamo pubblicato la Carta di Venezia che spero che un po' alla volta insomma, diventi un po' patrimonio comune di tutti, perché lì sono indicate contenute una serie di suggerimenti, indicazioni che poi sono quelli che comunemente sono riconosciuti validi a livello internazionale. Infatti noi ci siamo appoggiati su tutte le iniziative, le competenze che ci sono a livello internazionale su questo argomento. Insomma, l'ingegneria e la sostenibilità tocca tutti i settori dell'ingegneria, giusto? Dall'edilizia al navale, tutto. Al meccanico, elettronico. Tutta la vita produttiva si occupa degli diversi aspetti della società dal punto di vista della produzione e del miglioramento delle condizioni di vita. Ecco, c'è anche l'ingegner Mauro Roglieri, che è un po' l'ideatore della parte, diciamo, tecnico-scientifica di questa iniziativa. Dico bene, Presidente? Certamente. Ecco, e vorrei, prima di dare la parola a lui, sentire e portare il messaggio della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, perché ci ha chiesto appunto, che ci dà un sostegno anche adesso. Questa diretta può essere condivisa da tutti in Facebook con il video party. E ci informa la Camera di Commercio, ci chiede di informare che la proroga del Premio Nazionale Impresa Ambiente, che è stata spostata il 10 ottobre, quindi collegandoci al sito della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, vedete tutto il bando e come partecipare. Allora, ingegnere Rovigo, questa iniziativa come si fa a spiegare tecnicamente in modo più potabile, si dice, no, è possibile, e l'importanza della sostenibilità, diciamo, al mondo che ci sta seguendo via Facebook? Sì, beh, è abbastanza semplice. Allora, innanzitutto grazie all'Ordine degli Ingegneri che ha ideato questa iniziativa e che io ben volentieri ho colto come sfida per cercare di aiutare a organizzare un convegno che esprimesse il più alto livello della mia esperienza professionale. Fino ad ora si è sviluppata proprio su questi temi, mi occupo da sola di cominciare di questi argomenti e ho avuto modo di affrontarli sia per quanto riguarda l'ambito industriale, per quanto riguarda l'ambito dell'edilizia e anche della pubblica amministrazione, e fino ad arrivare anche a esperienze legate proprio alle comunità e ai cittadini. Credo che sia ormai evidente a tutti quale sia l'urgenza di attivarsi per azzerare, non dico ridurre, azzerare le emissioni climalteranti. Questa urgenza viene ovviamente ormai espressa in maniera chiara e senza più alcun dubbio dalla comunità scientifica, e al suo tempo ci viene dato un tempo che è veramente molto stretto. Quindi dobbiamo agire fondamentalmente per azzerare tutte quelle che sono le emissioni di gas a effetto serra che noi direttamente o indirettamente produciamo con la nostra attività o con la nostra anche semplice vita. Come facciamo? Chiaramente le emissioni di gas a effetto serra hanno origine dalla combustione degli idrocarburi. La combustione degli idrocarburi, gas naturale, benzina, qualsiasi tipo di idrocarburo, ha come effetto collaterale liberare nell'atmosfera una grandissima quantità di anidride carbonica. Ci sono anche altri gas che sono effetto serra che contribuiscono anche in quantità inferiore. E quindi tutto quello che noi facciamo oggi appoggiandoci ai idrocarburi deve essere sostituito rapidamente
con altre tecnologie. Banalmente, l'esempio più facile da esprimere e comunicare è quello dell'auto. Le nostre auto funzionano oggi con combustibili fossili, diesel e benzina. Dobbiamo quanto prima convertirle con tecnologie e con vettori energetici che non siano condivisi per noi. L'energia elettrica è un combustibile, una fonte energetica che si può accumulare con le batterie e può essere originata da fonti rinnovabili. Questo è l'esempio forse più evidente. La stessa cosa dobbiamo fare nei nostri edifici, riducendo prima il consumo, quindi lo spreco, e poi producendo l'energia che ci serve con fonti fossili. In questo modo riusciremo forse a centrare l'obiettivo di ridurre i danni che già ne sappiamo che ci saranno al minimo possibile. Questa è un'introduzione, poi adesso vediamo perché, come si può fare a livello anche industriale questa situazione. Ecco, avremo nomi illustri collegati, persone che hanno un'esperienza anche aziendale importantissima, stiamo parlando di aziende anche dell'ordine di miliardi di euro di fatturato. Esattamente. Ecco, e esperienze molto interessanti, e per la prima volta si organizza questa iniziativa a Venezia. Venezia, dove di recente, come ricordava il presidente Ingegner Carraro, è stato presentato il documento della Carta di Venezia Climate Change. Abbiamo avuto anche molto riscontro di questo documento, presidente, in giro, mi sembra. Sì, sì, è stato. Abbiamo avuto molti apprezzamenti da parte di varie istituzioni, associazioni, quindi è stata letta, è stata esaminata e penso che sarà una linea di azione per molti nel corso di questo anno. Allora, mentre il Presidente e il Chairman del Vento vanno a prepararsi, grazie, giusto? Grazie. Dico due parole solo che collegatevi. Siete già collegati ovviamente perché ci vedete, fate così, cliccate sull'icona condividi e mettete su video party in modo tale che anche altri possano condividere, e così riusciamo a diffondere questa iniziativa ovviamente open e gratuita per tutti. Allora, se sono pronti, vedete c'è anche il dottor Pelloso che spiegherà la regione del Veneto con Veneto Sostenibile. Come si fa, come si sviluppa la strategia regionale? Niente, lascio alla diretta al chairman Mauro Roglieri. Buona visione, ciao ciao. Siamo in orario pressoché perfetto e iniziamo questo convegno sullo sviluppo sostenibile. Ringrazio i presenti che hanno voluto così onorarci con la loro presenza qui dal vivo, ma ci sono, ringrazio anche coloro che sono collegati via internet su piattaforma. E ormai sappiamo che dobbiamo abituarci a questo modo di incontrarci. Sarà una cosa certamente non breve, durerà mesi e mesi, non come quello di oggi chiaramente, ma purtroppo la pandemia, e quindi ci abituiamo, siamo ormai abituati a questo modo di incontrarci. Però credo che l'efficacia delle cose che noi oggi diremo sarà ugualmente recepita. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia ha promosso questo incontro nell'ambito delle iniziative del Festival della Sostenibilità. Noi abbiamo aderito al protocollo attivato dalla Regione del Veneto per un Veneto sostenibile. È un'iniziativa alla quale aderiscono qualche centinaio di istituzioni e soggetti, ma dirà poi meglio di me il dottor Pelloso, che rappresenta la regione in questo convegno. E quindi dicevo, l'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha promosso questa iniziativa che
si colloca in poi una strada che abbiamo intrapreso da tempo lungo la direzione della sostenibilità. L'abbiamo fatto tramite i lavori di una apposita commissione che abbiamo costituito all'interno dell'Ordine, che è la Commissione sui cambiamenti climatici, che ha già redatto, prodotto ed è disponibile la cosiddetta Carta di Venezia, che sono un insieme di analisi e azioni che l'Ordine degli Ingegneri, insieme con il Collegio degli Ingegneri di Venezia, propone alle istituzioni per avviarsi in quella direzione che credo che ormai sia ineludibile. L'altro soggetto al quale devo porre i ringraziamenti per aver accettato il coinvolgimento è il collega che ho alla mia sinistra, che è Mauro Roglieri, che è un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, ma che da tempo, dirà lui quanto, ma non poco, si occupa proprio di questo argomento ed è stato un po' il punto di coagulo per tutti i relatori che oggi qui saranno presenti o in presenza o collegati attraverso piattaforma informatica. Per cui io vi ringrazio e passo la parola subito a Mauro. E per l'invito, come diciamo poco fa, è un onore per me aver contribuito all'organizzazione di questo seminario. E diciamo che è una fortunata coincidenza il mio passaggio di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Venezia, prima ero scritto quello di Luglio, che era il professore Prometo, e che ha coinciso proprio con la pubblicazione di questa Carta di Venezia, position paper dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia sul climate change. È una fortunata coincidenza perché io mi occupo da molti anni di queste tematiche, mi occupo in maniera tecnica, io faccio il lavoro di consulente per la sostenibilità per le imprese sia private che pubbliche, e ho fondato la società ingegneria che si occupa fondamentalmente di questo, quindi impiego i soggetti privati, i soggetti pubblici a trasformare la propria attività da diciamo, un ambito non sostenibile comunque dell'economia tradizionale a un ambito o comunque a una evoluzione che porti alla sostenibilità e alla riduzione sensibile dell'impatto sul clima e sull'ambiente. E, ecco, l'organizzazione di questo convegno è stato chiaramente per me importante perché posso esprimere insieme con quello degli ingegneri quella che è la mia attività professionale e quello che è anche la mission della mia azienda, ovvero proprio accelerare, cercare di accelerare mediante il supporto tecnico che noi ingegneri possiamo dare ai nostri clienti, ai nostri partner, ai nostri interlocutori, questa trasformazione. Perché questa trasformazione ha bisogno effettivamente di un'accelerazione. La parte di Venezia ce lo ribadisce, lo sappiamo però bene ormai da diverso tempo, da circa 30 anni o più, la crisi climatica è ormai una realtà, è sotto gli occhi di tutti. I fenomeni estremi si intensificano in frequenza e in intensità e, come ci avvisa la ragazza Greta Thunberg, una parte del problema non è nemmeno più risolvibile. Noi sappiamo che possiamo oggi puntare a limitare i danni che comunque i cambiamenti climatici già in corso purtroppo già porteranno. E per quella parte che già purtroppo non è reversibile, dobbiamo attuare le strategie di adattamento. E questo è un altro grande capitolo che dobbiamo affrontare e che richiede anche qui esperienza tecnica e supporto da parte dei tecnici. Per il resto però siamo ancora in tempo per ridurre un po' di vita. Se spiegherà molto bene il collega Salvo Matto che presenterà la carta di Venezia che ci dice. I temi, le parole chiave sono quindi l'urgenza. Dobbiamo agire subito con l'obiettivo di arrivare a un'economia che sia climate neutral, ovvero un'economia non più basata sulle fonti fossili, ma un'economia basata esclusivamente sulle fonti rinnovabili e che non abbia più impatto
di emissione di gas climalteranti in atmosfera. È uno sforzo molto grande, uno sforzo molto costoso, la carta di Venezia stima, ne prende appunto stime, ne parlo dell'ordine di 1.600 miliardi di dollari all'anno per 30 anni per raggiungere questo obiettivo, al 2050, ma il costo del non fare sarebbe ancora superiore. Quindi diciamo che questo investimento non è un costo, non è vero come un investimento, ma è un investimento che ad oggi non è supportato da una politica e da una forza politica così significativa. Gli statement, diciamo, i claims dei governi, dei paesi, sia a livello nazionale ma anche dei governi, diciamo, locali, oggi per fortuna sono in linea con questo tipo di sviluppo, però l'azione è ancora un po' in ritardo, molto in ritardo, tant'è che le emissioni di CO2 annuali che abbiamo in atmosfera continuano ad aumentare, non sono affatto diminuite. Quindi c'è questo gap che è un gap tra il voler fare qualcosa e farlo davvero, farlo veramente. E di conseguenza oggi ho cercato di organizzare questo incontro guardando a qualche esperienza concreta. Se mi rivolgo a quelli che sono anche i miei clienti, i miei interlocutori, che sono i CEO e decision maker di aziende medio, grandi, aziende che comunque hanno un consumo energetico, quindi costi energetici importanti, che comunque hanno una strategia di sostenibilità in fase di esposizione, in fase di attuazione, devo rivolgermi a loro con indicandogli una strada, una metodologia da seguire, una metodologia che abbia un fondamento scientifico e che abbia porti dei risultati concreti. Ecco, io qui ho proposto l'accento su quello che è un'iniziativa internazionale, si chiama Science-Based Target Initiative, che è un'iniziativa che fondamentalmente accompagna le aziende nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni volontari, quindi facendo appello a quello che è l'obbligo morale anche delle aziende e anche poi un posizionamento strategico importante, che sia in linea con la scienza. Quello significa che la comunità scientifica ci esprime i numeri e i tempi che sono necessari a rispettare per arrivare a un risultato in tempi utili in termini di riduzione delle emissioni di CO2. E i nostri obiettivi, gli obiettivi delle aziende, e le loro strategie quindi devono essere allineati con questi obiettivi che la scienza ci indica. Poi con vari interventi capirete meglio di cosa si tratta. Quindi, senza più prolungarmi questa introduzione, darei innanzitutto la parola al collega Sandro Boato, presidente del Collegio di Ingegneri di Venezia, che ci presenterà proprio la carta di Venezia Climate Change e di conseguenza ci introdurrà il tema e dandoci qualche elemento sull'urgenza e sull'importanza di questa attività. Prego. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sì, c'era tutto di stare un quarto d'ora, ma penso senz'altro di sì. Allora, come è già stato detto, come ha detto Gerardo ieri, gli ingegneri di Venezia, Ordine e Collegio insieme, hanno deciso di adottare questo documento. Perché l'hanno fatto? Perché a un certo punto ci si è un po' sentiti in dovere di
di dare voce alla categoria professionale su un tema di cui si parla molto, se ne sta parlando da tempo, ma forse non ancora abbastanza, perché se ne parla ma non con quell'urgenza e quella, diciamo così, quell'urgenza che sarebbe invece necessaria per affrontarlo in modo concreto. E quindi è rivolto questo documento sia all'opinione pubblica, probabilmente ancora poco informata su quelle che sono l'effettivo stato della situazione e la complessa realtà del cambiamento climatico, ma soprattutto le amministrazioni locali e nazionali, che sono poi quelle, i soggetti che dovrebbero agire in modo più concreto. Dicevo semplicemente appunto che è un documento che abbiamo predisposto come ingegneri sia per diciamo così, sensibilizzare l'opinione pubblica, probabilmente non troppo informata sul tema, ma soprattutto le amministrazioni che sono poi i soggetti che dovrebbero agire e concretizzare quelle che sono le azioni da fare per affrontare quantomeno il problema. La tesi è che appunto la crisi costituisce un problema importante in questo momento, per, io direi uno dei davvero dei più importanti problemi per il genere umano, che bisogna appunto intervenire molto urgentemente per limitare i danni, perché come dicevano ieri ormai la situazione è già abbastanza avanti, per cui si tratta appunto di limitare i danni per il futuro. E dipende dalla capacità dei governi sia di agire concertatamente, e appunto la politica deve assumere delle decisioni, ma anche, aggiungo io, tutti noi, ognuno per la propria parte, può dare il suo contributo, come vedremo un po' più avanti, per migliorare la situazione. Le cose da fare sono molto complesse, non è che si possa partire da, diciamo, facciamo una cosa, ma sono una serie di attività che devono essere messe in campo e tutte molto complesse e complicate, e appunto bisogna, è assolutamente arrivato il tempo di passare dal problema alla soluzione attraverso le attività da svolgere. Noi ingegneri appunto ci mettiamo in campo, nel senso che possiamo davvero contribuire per individuare le soluzioni, aiutare i decisori con le nostre capacità tecniche, scientifiche e le nostre conoscenze, sicuramente possiamo dare una mano e vogliamo dire siamo disponibili a farlo. Il documento è strutturato in quattro punti, cioè prima una breve sintesi, poi la descrizione dello scenario, cioè come è cambiato il clima in questi anni e che cosa ci sta attendendo, e poi appunto il punto 2 è la sfida planetaria, cioè che cosa bisogna fare, quindi bisogna intervenire davvero in modo molto radicale. Come vedremo, il problema è sostanzialmente la deconcentrazione di anidride carbonica che ci sono in atmosfera e che vanno sempre più aumentando, ma è importante citare il tema della sostenibilità. Come vedremo, adesso siamo appunto nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, per cui il tema della sostenibilità è assolutamente centrale nella nostra società, ma tutti ci dobbiamo rendere conto che se continuiamo come stiamo facendo fino adesso, non pensando a queste cose, sarà difficile che riusciamo a cambiare rotta. Dopodiché c'è un focus appunto sulla situazione nazionale e locale, in particolare sul Veneto e su Venezia. Noi abitiamo a Venezia, per cui sappiamo quanto il tema dei cambiamenti climatici attraverso l'innalzamento del mare influisce sulla vita stessa della città, quindi più forse che altrove. E poi la posizione viene descritta, quella che è la posizione dell'ordine di collegio, che in sostanza è quella di, diciamo, di condividere quelle che sono le tesi dell'ONU e dell'IPCC
IPCC, che è l'organismo di esperti che appunto studia i cambiamenti climatici e propone appunto le linee guida da seguire, e dicendo appunto che l'ingegneria può essere d'aiuto per trovare la soluzione. Il documento è corredato da tutta una serie di referenze, per dire appunto non è che queste cose siano campate in aria, ma derivano da una documentazione molto, molto autorevole che è stata recepita e citata nel documento. Come dicevo prima, la concentrazione di CO2 in atmosfera è strettamente legata all'aumento della temperatura, o meglio il contrario, l'aumento della temperatura è strettamente legato alla concentrazione di CO2, come si vede in questo grafico che rappresenta gli ultimi tra virgolette 800.000 anni, quindi si vede che sono, i grafici sono praticamente sovrapponibili. Questo grafico mostra invece come è aumentata la CO2 la concentrazione di CO2 negli ultimi 70 anni, e vediamo che c'è stato rispetto al passato un incremento fortissimo, proprio una parabola ascendente, che ha portato a valori di concentrazione attuali di circa 410 ppm che non si erano mai riscontrati nel passato. E questo è il grafico della temperatura, quindi negli ultimi 100 anni, come ormai sappiamo, credo tutti, la temperatura è aumentata di un grado virgola due, la temperatura media del pianeta. Però dobbiamo tener conto che non dappertutto è così, per esempio nelle zone polari l'incremento è stato, per dei fenomeni locali che si verificano, l'incremento è stato molto molto superiore, anche di 3 gradi. Questo naturalmente che cosa comporta? Scioglimento dei ghiacci, innalzamento dei mari e tutto quello che ne consegue. Allora, la colpa di questo, devo dire, è dell'uomo, perché è evidente che le concentrazioni di CO2 sono dovute sostanzialmente al grande utilizzo di combustibili fossili. I combustibili fossili sono utilizzati per la produzione di energia, per i trasporti, per il riscaldamento, praticamente per tutte le attività umane. E questo grafico mostra come influisce appunto l'attività dell'uomo sull'incremento della temperatura. E questa è una diapositiva che ho voluto inserire per mostrare come ovviamente uno degli effetti più immediati dell'innalzamento della temperatura è l'innalzamento del mare. Questo è quello che potrebbe succedere nel 2050 sulla costa veneta nei momenti di acqua alta. Come vedete, la parte rossa rappresenta le zone potenzialmente esondabili. Questo per dire che bisogna cominciare veramente da subito, e che anche qui gli ingegneri possono fare la loro parte, a pensare a sistemi di difesa passiva per evitare che molta parte della popolazione venga messa in crisi. Cioè, il MOSE, che abbiamo visto per fortuna funzionare sabato, non sarà più sufficiente da solo. Allora, perché l'opinione pubblica sembra non essere consapevole? Questo è un po' difficile da dire, perché sono quei fenomeni sociali che sono un po' difficili da definire. In realtà se ne sta parlando da parecchio tempo. La prima convenzione internazionale sui cambiamenti climatici firmata dalle Nazioni Unite è del 1992, per cui sono 30 anni che la situazione è nota e il trend è chiaro, però nonostante questo sembra che il problema sia ancora un problema del futuro, di chi verrà dopo di noi, e invece non è così. Il fenomeno di Greta Thunberg, citato anche prima da Roglieri, sicuramente è stato molto utile. I giovani dei Fridays for Futures hanno dato davvero uno scossone, e anche i grandi della Terra se ne sono accorti, perché Greta è stata invitata all'ONU e nei consessi più importanti del pianeta. Però voglio dire, non basta, bisogna passare sicuramente dalle parole ai fatti, perché appunto le emissioni non hanno neanche iniziato a diminuire, come diceva prima Giuliani, diminuiscono in Europa ma non nel pianeta nel suo complesso. E se ci limitassimo agli impegni, ricordo l'accordo di Parigi che è stato sottoscritto
sottoscritto con grande difficoltà nel 2015, che prevede di mantenere, diciamo così, l'incremento della temperatura a 2 gradi alla fine del secolo, ma siamo già fuori di target e bisognerebbe ridurre drasticamente le emissioni. L'IPCC parla di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050, che sono fra 30 anni, non sono pochissimi, e questo vorrebbe dire una riduzione del 7,6% all'anno tra il 2020 e il 2030, che è una cosa davvero molto molto difficile da ottenere. E comunque bisogna pure cominciare, perché sennò non si andrà ancora meglio. E appunto si parlava prima di sostenibilità. La sostenibilità cosa vuol dire un futuro sostenibile? Bisogna che noi garantiamo anche a chi verrà dopo di noi le risorse necessarie per poter vivere su questo pianeta. Attualmente non è così, cioè noi consumiamo più risorse di quelle che il pianeta Terra è in grado di produrre. Nel 2019 noi abbiamo consumato le risorse prodotte al 29 di luglio, quindi in 7 mesi ci siamo mangiati tutto quello che la Terra è in grado di produrre durante tutto l'anno, e quindi va un po' ripensato il nostro stile di vita. Va ripensato tenendo conto anche dei grandi squilibri sociali che ci sono attualmente nel pianeta. Certamente non possiamo andare a chiedere agli abitanti di continenti come l'Africa o l'America del Sud di fare gli stessi sacrifici che dovremmo fare noi, però dobbiamo cominciare e soprattutto dobbiamo cambiare paradigma. L'ONU ha adottato l'agenda 2030, che non sia nota a tutti, e credo che dopo se ne parlerà ancora, alle quali si ispirano anche i provvedimenti assunti dallo Stato italiano e anche dalla Regione del Veneto, che fornisce appunto i principi di sostenibilità, ed è questa la guida da seguire. Bisogna appunto unire le forze, quindi bisogna che anche gli stati si mettano d'accordo, cosa che non è così scontata. Voi sapete probabilmente che per esempio gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo di Parigi, tanto per dire una, gli Stati Uniti la maggior presenza mondiale e anche uno dei paesi assolutamente più ricchi al mondo, e quindi non è certo un'indicazione positiva. Però ci sono dei segnali positivi, per esempio il Green New Deal dell'Unione Europea adottato nel dicembre 2019, che è un programma appunto che prevede tutta una serie di indirizzi e attività per combattere i cambiamenti climatici, e anche il Congresso degli Stati Uniti ha adottato dei provvedimenti che sicuramente potrebbero essere di aiuto. Cosa fare in pratica? Adesso siamo alla parte appunto delle attività. Agire sulle cause, decarbonizzare. Come dicevo prima, bisogna assolutamente pensare a consumare meno prodotti, meno idrocarburi, a bruciare meno idrocarburi, e quindi pensare a quella che è la cosiddetta transizione energetica, cioè quindi passare dall'utilizzo delle fonti fossili ad altre fonti che possono essere attualmente già in utilizzo, ma in percentuali abbastanza limitate rispetto ai fabbisogni complessivi: fotovoltaico, eolico, per pensare ai grandi sistemi di accumulo ed anche ad altre forme di produzione di energia, e realizzare modalità diverse per tutti i settori, trasporto, agricoltura e allevamento, ma bisogna anche, appunto come dicevo prima, pensare a consumare di meno e ad agire poi sugli effetti, sulla cosiddetta resilienza, quindi incrementare il patrimonio edilizio per aumentare la capacità di diminuire la dispersione termica, migliorare le reti di distribuzione dell'elettricità per diminuire le perdite, eccetera, e la resilienza anche del territorio, della gestione delle acque, delle coltivazioni, della fascia costiera, come dicevo prima. Le nuove linee guida dell'IPCC sono attese per l'anno prossimo e pensiamo che saranno una buona guida per
Focus sull'Italia. L'Italia si appresta a modificare il proprio clima con un scenario di siccità, ci si aspetta di un aumento di temperatura ma anche una desertificazione. Sul piano amministrativo sono state adottate dal governo l'agenda 2030, è stato pubblicato il piano nazionale dell'energia e del clima e anche la regione ha fatto la sua parte con il piano sviluppo sostenibile. E sul piano politico però bisogna passare dagli obiettivi ai progetti per allocare le risorse che saranno necessarie. Gli ingegneri veneziani cosa dicono su tutto questo? Fanno proprie innanzitutto le indicazioni dell'ONU, dell'IPCC e dell'Agenda 2030. Sono degli obiettivi da seguire. Mettono a disposizione le competenze dell'ingegneria per cooperare con le altre discipline ai fini delle decisioni che la politica deve prendere, quindi gli ingegneri che sanno sostanzialmente, hanno tutta una serie di conoscenze e sanno fare sistema, sono disponibili per fare questo. La Regione Veneto ha già adottato una strategia operativa, la deve appunto mettere in pratica e anche il governo naturalmente deve adottare delle politiche forti per il clima, deve farsi parte dirigente in Europa nel senso di convincere i paesi a agire di concerto, coerentemente, e adottare appunto l'agenda 2030 come faro per guardare le politiche, insistere sull'informazione dei cittadini, perché senza il convincimento di ognuno sarà difficile, come dicevo, questa è una cosa che bisognerà, sulla quale il tema della comunicazione e dell'informazione bisognerà puntare molto, e imparare a gestire la complessità attraverso la messa insieme delle competenze multidisciplinari. Servono in sostanza fatti e vorremmo essere appunto dalla parte della soluzione. Grazie, io ho finito, spero di essere stato qui. Grazie mille, professor Boato. Adesso facciamo tanto un doveroso ringraziamento alla Regione Veneto che ci ha ospitati in questa sala. Era la parola Michele Pelloso, dirigente della Regione Veneto, della interorganizzativa Sistemi di Territorio di Perspettiva, segretaria generale della programmazione, che ci illustrerà qual è il punto di vista della istituzione della Regione Veneto e qual è la strategia regionale che lo sviluppo sostenibile che la Regione ha definito e sta attuando. Vado a aprire la presentazione. Grazie e buongiorno a tutti, un ringraziamento a chi ha organizzato questo momento di riflessione comune, agli amici che ritrovo che sono stati dirigenti della Regione Veneto, fa sempre piacere scambiare con loro quattro chiacchiere. Un saluto anche da parte del segretario generale della programmazione, la dottoressa Bramezza, che ha supportato questa iniziativa in maniera molto interessata e auguro a tutti buon lavoro. Prima giustamente lei correttamente ha così detto qual è il mio ruolo, questa unità del sistema di controllo di interspettiva è un termine orrendo, un po' desueto, tutto sommato noi facciamo come struttura programmazione e controllo, programmazione strategica e controllo strategico da una parte e poi facciamo anche la funzione di audit. Quindi cosa? Se ci vuole anche quello, ecco. Per cui in questa veste diciamo di coordinatore della struttura che si è occupato anche della strategia sono qui ad intervenire dal mio contributo.
Prima l'ingegnere Boato si è focalizzato sulla parte ambientale, ma poi giustamente ha allargato il tema su altri fronti, che è un po' l'approccio del documento di strategia 2030, la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, che è un documentino abbastanza agile, l'abbiamo voluto particolarmente agile, escluso gli allegati, sono 17 pagine, quindi questa cosetta qua lo mostro a chi è presente in sala. È frutto di un percorso molto articolato che cercherò poi di rappresentare velocemente e che è stata adottata, approvata dal Consiglio regionale il 20 luglio del 2020. Siamo la prima regione in Italia che ha adottato formalmente questo documento. Non è evidentemente per dire che a me piace sempre cercare di essere i primi, non è questo il significato, ma direi il messaggio è che comunque il Veneto riflette su questi temi e dà una particolare attenzione. Sviluppo sostenibile, no? Il termine, se ci possiamo un attimo focalizzare su due temi, il primo sulle due parole, il primo è il termine sviluppo, no? Sviluppo è inteso come una condizione di benessere diffuso e migliorato rispetto a un punto di partenza, no? Dopo sulla parola benessere ovviamente può essere, come dire, condita, arricchita anche di aspetti valoriali differenti da persona a persona, da comunità a comunità. Noi abbiamo cercato, come dire, un po' di caratterizzarla attraverso che cosa? Attraverso quegli elementi fondamentali di economia e di società, questo termine tra economia e società ricorrerà spesso anche nel documento, che sono il lavoro, che sono la sanità, le imprese, l'ambiente, la scuola, il tema della formazione, della cultura. Sostenibilità, come diceva l'ingegner Boato prima, significa avere a cuore le generazioni future. Ecco, sostenibile uguale riguardo oltre la generazione presente. Quindi qualsiasi policy pubblica o azione fatta da privati, possono essere singoli, possono essere imprese, possono essere associazioni come o ordini come il vostro, ecco, e devono considerare la loro performance, le loro iniziative proiettate non solo all'oggi ma anche al domani. Questo è il senso del termine sostenibilità. Quindi sviluppo significa incremento del benessere. Sostenibilità, guardiamo oltre la nostra generazione, guardiamo i nostri figli e i nostri nipoti. Le tre componenti dello sviluppo sostenibile. Prima si è partiti correttamente dalla sostenibilità, dal tema dell'ambiente, e l'immagine, anzi la rappresentazione è veramente, veramente preoccupante. Le tre componenti che Agenda 2030, che è il documento dell'ONU approvato a fine 2007, se non ricordo male, del 2015, quindi sono già passati 5 anni da allora, parla di tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Una sostenibilità di carattere economico, una sociale e una ambientale. Sostenibilità economica significa generare reddito e nuovo e più qualificato lavoro. Reddito ovviamente che sia un reddito sano, perché io posso produrre anche reddito a discapito dell'ambiente, abbiamo anche esperienze in questo senso. Sostenibilità sociale significa che il benessere che io riesco a creare, che la ricchezza che riesco a produrre, deve avere una qualche forma di redistribuzione. Redistribuzione perché è fondamentale mantenere il tessuto connettivo delle società. E quindi parliamo in termini, quindi non solo di redistribuzione di ricchezza attraverso sussidi, ma soprattutto in termini di servizi. Pensiamo alla sicurezza, pensiamo alla salute, pensiamo all'istruzione, alla giustizia, ma anche forme di democrazia che rappresentano ancora oggi la migliore, come dire, forma di coesione sociale. E poi c'è la sostenibilità ambientale, quindi la capacità di mantenere nel tempo la qualità delle risorse naturali e garantire anche una loro riproducibilità. Questi temi, se li vedete, viene citato spesso in questi ambiti, no? L'enciclica del Papa, no? Dove che parla in maniera importante soprattutto fra sostenibilità ambientale e sociale. Questo tema ricorre molto spesso, ecco, per dire che ormai anche
questi argomenti sono veramente una sorta di fattore comune, anche se effettivamente rimangono ancora, grazie allo Stato, talvolta di non attuazione. Andiamo velocemente. Il percorso regionale che ha portato all'adozione di questo documento. Abbiamo agito su due fronti: azioni interne, per una sorta di rafforzamento amministrativo, abbiamo costituito un coordinamento all'interno dell'amministrazione regionale, abbiamo sottoscritto un accordo con il Ministero dell'Ambiente che è molto presente per cercare di far approvare velocemente queste strategie regionali, perché noi siamo tenuti come regioni ad approvare una propria strategia, come anche le città metropolitane, in ossequio alla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile che è stata approvata a fine 2017 e adesso in fase di aggiornamento. Quindi una sorta di catena, agenda 2030, strategie nazionali e strategie regionali. Un accordo con l'Università di Padova e ARPA, un'analisi, questo è importante perché dopo lo vedremo, del posizionamento del Veneto rispetto ai 17 corsi dell'agenda 2030. Abbiamo svolto un'analisi di quello che già la regione fa in tema di sostenibilità e abbiamo soprattutto già correlato le tematiche emerse dalla strategia nazionale e regionale con i documenti di programmazione regionale, proprio per dare quella concretezza di cui Sandro Boato, che prima Sandro Boato ricordava. Azioni esterne, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con oltre 260 soggetti, prima l'ingegnere Carraro ricordava che l'ordine è uno di questi soggetti, in cui sostanzialmente in una forma partecipativa, questa strategia non vuole essere qualcosa, non qualcosa creato dall'altro, né vuole far bella figura all'amministrazione regionale. È una sorta di framework in cui tutti possono, sono chiamati a partecipare, possono partecipare. Oggi è un esempio di partecipazione attiva da parte dell'ordine. Un accordo con ASBIS, che sta organizzando in questi giorni il Festival per lo sviluppo sostenibile, siamo stati chiamati anche più volte a rappresentare la nostra esperienza. Abbiamo un sito web, Veneto Sostenibile, in cui è possibile non solo raccogliere e avere le informazioni di come, di cosa stanno facendo le comunità e i territori, quindi questo è un mantra fondamentale, una sorta di grande contenitore in cui tutti possono dare le proprie informazioni e condividere le proprie iniziative. Abbiamo svolto una campagna di comunicazione, abbiamo lavorato a livello provinciale su determinate tematiche anche con i giovani di 17 scuole del Veneto. Tutto questo percorso ha portato appunto all'approvazione della strategia. Dicevo prima il posizionamento del Veneto, volevo solamente farvi notare tre cose. La prima, il Veneto, che è quella linea qui è BLE, posizionato in una situazione migliore rispetto alla media italiana, in praticamente tutti i goals, escluso il 2 e il 15. Il 2 è sconfiggere la fame, anche qui occorre declinare evidentemente il goal sconfiggere la fame rispetto alle singole realtà. Fortunatamente noi situazioni di povertà assoluta forse ne abbiamo, sono comunque oggettivamente marginali e limitate. Sconfiggere la fame è un indicatore che ci fa così avere una posizione inferiore all'Italia riguardo in realtà l'obesità, quindi è una, esattamente il contrario, una forma di insalubrità soprattutto presso i giovani, mancanza di salute soprattutto presso i giovani. Ma volevo sottoporvi l'attenzione al Goal 15, che è vita sulla terra, che ha il grande tema del consumo di suolo. C'è la legge regionale già approvata, ma sicuramente c'è un grande lavoro da fare sul consumo di suolo. Abbiamo collocato il documento di strategia nell'ambito della pandemia, che nel frattempo stava venendo avanti, questo documento l'abbiamo scritto fra febbraio e marzo, e siamo arrivati a definire che cosa? 6 grandi macro aree e 39 linee di intervento. Le 6 macro aree riguardano la resilienza del sistema, riguardano l'innovazione del tendenza 360 gradi, riguardano il benessere di comunità e di persone, riguardano l'attrattività del territorio, riguardano la riproduzione del capitale umano e riguardano una governance responsabile. Quella della colonna di destra indica il numero di piani e programmi di iniziative regionali che sono già in atto a diversi stadi evidentemente, ma testimoniare che l'amministrazione
è già attenta a queste iniziative. Ecco, qui vedete in colore sostanzialmente, comunque per il sistema resiliente l'obiettivo è renderlo più forte e autosufficiente, innovazione per competere globalmente, benessere di comunità e persone per creare prosperità diffuse, territorio attrattivo per valorizzare l'ecosistema socioambientale, la riproduzione del capitale umano per ridurre l'inquinamento di aria, terra ed acqua e una governance responsabile per ripensare il ruolo dei governi locali anche attraverso le nuove tecnologie. Qui ci sono 6 slide che riproducono di nuovo quelli delle macro aree con l'intervento. Prendiamo la prima, che è un po' ad esempio, dopo potete vedere anche le altre nella strategia che è pubblicata nel sito Veneto Sviluppo. Si intende mitigare il rischio con la prevenzione sanitaria, potenziare la protezione civile, supportare i settori del biomedicale, sostenere la capacità di adattamento delle filiere e dei backshore, cioè il ritorno di imprese. Questo a dire che c'è una interconnessione fra i temi, fra i tre aspetti della sostenibilità, promuovere modelli di agricoltura sostenibile e lavorare sulla sicurezza delle infrastrutture. Le altre sono, potete vederle nella, penso che saranno messe a disposizione le slide comunque della strategia, quindi non mi soffermerei. Questo cosiddetto ragno, qui avete un po' la visione di insieme, vedete i box quadratini sono in riferimento ai 17 goals dell'agenda 2030. Vedete che alcuni di essi sono replicati proprio per dare il senso della trasversalità. Abbiamo cercato, proprio per essere operativi, per essere più concreti con questo documento di strategia, di collegare ciascuna macro area e ciascuna linea di intervento, questo è un esempio, la macro area di quella linea di intervento uno promuove la ricerca scientifica, con quanto la regione sta già facendo, con i goal dell'agenda 2030 e con la strategia nazionale. Importante il tema degli impatti, prima veniva citato il tema degli impatti, cioè quello che facciamo, le policy pubbliche ma anche le policy private devono essere misurate per capire dove stiamo andando a partire dall'analisi dal primo rapporto di posizionamento. E quindi abbiamo individuato degli indicatori in coordinamento anche con il Ministero dell'Ambiente che dovrebbero rappresentano come dire, il nostro filo conduttore, quindi capire se quello che stiamo facendo effettivamente avrà un miglioramento in termini di indicatori, che sono gli indicatori anche qui di carattere economico, sociale, ambientale. Questo tema dell'Agenda 2030 si colloca evidentemente non solo all'interno di una programmazione regionale, ma si colloca anche all'interno di un contesto più generale. Quindi ci sono risorse finanziarie, ci sono strategie a livello europeo, il principale di queste è il Recovery Fund, di cui tutti sentiamo parlare, che stiamo costruendo e per le quali come Regione Veneto abbiamo fatto una nostra proposta. Abbiamo raccolto tutti i principali progetti proprio per essere proattivi nella costruzione del, si chiama, Piano Nazionale di Resilienza, di Ripresa e Resilienza, PNRR, Recovery Fund, così detto in maniera giornalistica. Spunti di riflessione nell'ultima slide. Sicuramente occorre monitorare l'impatto anche alla luce delle nostre policy nel lungo periodo, ma anche alla luce della pandemia, che sta spostando un po' modalità di lavoro, forse anche di offerta di beni e servizi. Comunque sicuramente avrà un impatto nella nostra vita e nella nostra economia. È necessario ripensare il modello di sviluppo, questo sì. Dobbiamo essere concreti, non perseguire iniziative con maggiore impatto, quindi una parte importante sicuramente potrà averla la burocrazia in termini di semplificazione delle procedure, se mai riusciremo a raggiungere questi obiettivi. E il coinvolgimento di tutti gli attori. Dicevo che questa strategia non è un documento chiuso, è un documento che si arricchisce di volta in volta. Lo strumento appunto è il sito Veneto disponibile e sostenibile che vi invito a visitare, perché è ricco di non solo informazioni ma che permette anche come la vostra di mettere a fattor comune eventuali altre iniziative. Grazie. Importante quello che la regione sta dando nell'aver costruito questa
questa visione a 360 gradi, no? Questa capacità di coinvolgere un po' tutte le iniziative, di orientare la sua sostenibilità sugli altri segni della regione, qualsiasi esistono. Cioè, il principio forse più importante è proprio questo, che la sostenibilità, comunque la lotta ai cambiamenti climatici, non si vince con il dipartimento ambiente, ma si vince proprio coinvolgendo tutti quanti gli ambiti dell'economia, del territorio, così come della nazione. Per vincere c'è bisogno anche di coinvolgere le imprese e di innovare. È stato più volte anche l'importanza dei programmi di innovazione, dei fondi a disposizione per le aziende per l'innovazione. Vedremo anche nel seguito come alcune delle tecnologie di cui abbiamo bisogno per vincere la sfida climatica non ci sono ancora oggi. Semplicemente vanno ancora costruite e inventate. Di nuovo, quindi l'importanza insomma, del coinvolgimento dell'ingegneria e della scienza in generale. Per questo ho chiesto al professor Romagna Moni, che è professore di fisica tecnica di Venezia, che è anche il consigliere e responsabile scientifico di una delle reti innovative regionali, che ho anche il modo di essere presidente, quella del Green Building, questa iniziativa della regione è molto importante, ha costituito queste reti innovative regionali per creare delle filiere che uniscano università e imprese nei progetti di innovazione di filiera, per accelerare proprio il delivery di risultati in termini di nuovi prodotti, nuovi servizi e sempre con il rumore che è quello della sostenibilità, l'orientamento, l'attenzione all'applicazione dei cambiamenti climatici, i partner che finanziano questi progetti hanno sempre un incentivo in tal senso. Verifichiamo se solo con noi è correttamente connesso, mi pare di sì. E quindi cederei la parola al professor Magnoni, che ho già introdotto, e che qui chiedo di rimanere nell'ordine di quarto d'ora del suo intervento, visto che non è qui vicino, non posso mandargli messaggini con i contatti, per cui vi invito a rimanere in questo tempo. Grazie mille, professor. Grazie all'ingegner Rodelli. Vedo se riesco a mettere in condivisione lo schermo, spero di sì, e mi metterò tutta. Si vede? Chiedo conferma. Perfetto. Benissimo, allora intanto grazie per aver avuto questa opportunità di essere qui questo pomeriggio. Non sono con voi, anche se sono a Venezia, vicino, diciamo, ma in ogni caso condivido queste iniziative perché anche l'università a cui appartengo è legata alle manifestazioni dello sviluppo sostenibile e che ovviamente coinvolgono oltre all'università mia anche le altre università del tempo, questo avremo modo di parlare in seguito. Mi sembra che di alcune cose si sia già parlato, io cercherò di dare un quadro iniziale sul quale fissare alcuni elementi che possano poi dare una indicazione, una risposta a quello che l'ingegner Moglieri prima chiedeva, cioè a vedere un po' il ruolo che le imprese possono assumere alla luce di quelli che sono i traguardi e gli obiettivi che la comunità europea, prima di tutto, si è posta. E di questi hanno già parlato chi mi ha preceduto in maniera molto chiara, molto puntuale. Non c'è nulla da aggiungere se non che il lavoro a cui dobbiamo mirare è evidentemente quello del 2050, cioè alla quasi completa decarbonizzazione per quanto riguarda la riduzione dei livelli di emissioni e quindi sostanzialmente un nuovo sviluppo, una nuova possibilità che evidentemente andiamo a cercare sia da un punto di vista economico che industriale che di benessere ambientale e sociale, evidentemente deve tenere conto di questo fatto. Ci sono alcuni aspetti che evidentemente vanno focalizzati, alcuni fattori che sono chiari per la lettura di questa azione. Una lettura è quella ovviamente relativa alla parte energetica.
Come giustamente mi ha prodotto l'ingegner Borghieri, io sono docente di biblioteca di ambientale, per me l'energia e l'efficienza energetica è uno degli elementi sul quale basiamo i corsi universitari, su cui l'attenzione non può che scendere evidentemente anche nello specifico dell'uso, partendo dall'edificio, alle macchine, alla mobilità, appunto dell'uso dell'energia per averne una migliore trasformabilità. I consumi finali, le tabelle che noi abbiamo, le statistiche che ci rilevano che questo comunque è un problema che coinvolge in misura diversa i settori dell'industria, dei trasporti, con delle punte che restiamo sorpresi toccano in particolare il residenziale. Quindi si può vedere questa tabella abbastanza nuova perché è stata pubblicata lo scorso settembre dalla Comunità Europea, in cui si vede che ormai la parte residenziale, la parte trasporti giocano un ruolo molto più importante almeno nel nostro paese rispetto per esempio. Un altro fattore di cui dobbiamo tenere conto, che questo è estremamente interessante, estremamente puntuale, come è stato prima rilevato, è quello delle energie rinnovabili, cioè il fatto che questa trasformazione energetica possa avvenire evidentemente senza la trasformazione delle carburanti del combustibile in emissioni. Chiaramente ci saranno periodi di transizione in cui dovranno essere tenute bene a conto tutti i sistemi di cogenerazione, ma che in questo momento ci fanno focalizzare con particolare attenzione le applicazioni delle energie rinnovabili, che come potete vedere anche da questa statistica, sempre proveniente dalla stessa identica fonte, ci mettono in evidenza come negli ultimi decenni l'impulso dato soprattutto al solare sia effettivamente estremamente leggero. E infine le emissioni. Sulle emissioni è stato già detto tutto, vorrei dire. Ci sono delle contromisure che possiamo, diciamo, in qualche modo attivare. Di queste contromisure ci sono fatte parte attiva il Ministero dello Sviluppo Economico dell'Ambiente, con la VENEA, con l'emissione della pubblicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, che è stato prima giustamente citato, perché ci affronta in maniera molto forte questi temi, dando alcune dimensioni dell'energia, cioè il fatto che è importante la decarbonizzazione, l'efficienza energetica, la sicurezza energetica, il mercato interno, e è uno degli elementi che dovremmo tenere presenti, perché sono la ricerca, quindi c'è ancora la tecnologia e la ricerca applicata, la scienza applicata che deve fare dei passi in questo senso per cercare di aumentare anche il tasso di innovazione e di competitività anche del nostro paese e ovviamente delle aziende che sono. Ci sono diversi scenari, e questi scenari ovviamente per sostenere la decarbonizzazione ci aiutano a capire come occorre impegnare dei fondi. Questa slide indica in maniera molto chiara che il famoso grado e mezzo implica delle interventi da un punto di vista economico in miliardi di euro nel 2013, come vedete la linea in basso a vostra destra ci dà una range ma che è ancora meglio sui 200 miliardi di euro, quindi cifre che sono consistenti e che si devono portare ad avere questo tipo di visione, una visione che addirittura ci faccia vedere come è possibile sviluppo e innovazione, come ho detto, anche eventualmente andare a predisporre delle tecnologie per l'eliminazione o, se volete, per l'assorbimento dell'energia. La Comunità Europea in particolare definisce alcuni scenari, e questi scenari ci danno delle possibilità di operare in un sistema che evidenzia alcuni aspetti che da un punto di vista tecnologico sono estremamente importanti. In particolare sottolineerei 5 punti. Una forte elettrificazione, quindi un uso sempre più puntuale dell'energia elettrica.
che viene anche adesso modificato nella sua produzione, per esempio con l'uso di nitrosi, per esempio con l'uso anche di una modifica per quanto riguarda le mobilità, utilizzando quindi, vengono chiamati elettrocarburanti, quindi diciamo o di musica o comunque batterie che consentano il movimento della lavorazione lungo tempi infiniti. Ovviamente l'efficienza energetica è degli utenti finali, quindi tutte le macchine dalla trasformazione all'utenza finale devono avere una aumentata efficienza e un ruolo che non è banale, che è quello di un'economia circolare. La regione Veneto si è già attivata su progetti di questo tipo che ovviamente sono intesi anche a avere un ruolo molto importante per quanto riguarda l'ambiente, perché come voi potete capire non si tratta semplicemente di dare una vita a un certo determinato oggetto, ma si tratta proprio di un coinvolgimento complessivo che ha come scopo quello di ridurre nel momento della trasformazione quelle che sono le emissioni delle CO2. Occorre sottolineare un aspetto che quindi è estremamente importante nel momento in cui noi pensiamo con un'ottica dal punto di vista dell'utenza finale e dell'industria. Quello che quei percorsi iniziati dalla comunità europea si porteranno sempre di più a un aumento del consumo dell'energia elettrica, che quindi significa evidentemente andare a identificare anche alcuni elementi che saranno importanti per lo sviluppo dell'innovazione, la capacità di stoccaggio per far fronte alle variabilità del sistema elettrico, e questo è un tema estremamente importante. L'economia, l'idrogeno, lo sviluppo che questo potrebbe avere in prossimo futuro come vettore energetico è estremamente flessibile e importante, e evidentemente anche l'uso delle elettrocarburanti. Ovviamente tutto questo insieme di attività e giornate vanno a essere supportate in maniera evidente, in maniera molto forte, dalla alta efficienza energetica e dall'aspetto che citavo prima relativamente all'economia circolare, proprio per cercare di ottenere i risultati di livello il più elevato possibile. Ma è importante anche attivarsi, abbiamo detto, la comunità europea individuando 8 scenari, individuare anche gli altri rimanenti scenari. In particolare sono questi: l'uso della biomassa, che nella nostra regione forse abbiamo incentivato un po' di più, soprattutto in alcune parti, mi riferisco alla parte montana, dove vai in segna, abbiamo avuto appunto delle indicazioni abbastanza importanti, abbastanza forti, come potrebbe essere appunto concepito anche la tutela ambientale. E ovviamente uno scenario che vada a interessare la cattura e lo stoccaggio del carbonio, e un ottavo scenario che implementi le scelte precedenti anche con delle importanti scelte a impattare in quelli che sono i costi a favore appunto di beni e servizi con minore intensità di carbonio. E questo è un altro indice importante che dobbiamo tenere ben presente per quanto riguarda lo sviluppo delle attività di tipo industriale, che non possono anche rivolgersi ad alcuni quadri, degli elementi molto mancanti: la ricerca fondamentale di base, gli enti di ricerca dell'università stanno conducendo in questi tempi su questi temi, la ricerca industriale, lo sviluppo, quindi anche la ricerca di prototipi, la realizzazione dei prototipi, che evidentemente su questo forse occorre insistere un po' di più, con un po' più di coraggio, perché su questo tema effettivamente dobbiamo cercare di essere un pochino più intraprendenti. Oppure quello della produzione con l'audio di prodotti, processi, servizi, evidentemente per cercare di avere un impiego evidentemente molto più aderente a quelle che sono anche le iniziative di tipo commerciale. Tutte queste indicazioni sono in qualche modo finanziabili
sia dallo Stato che attraverso fondi specifici, e quindi in quest'ottica vanno inseriti alcuni degli elementi che vi dirò tra qualche istante per quanto riguarda appunto il futuro sviluppo della parte industriale. In quanto azioni chiare, quindi, non vorrei ripetermi, ma ne abbiamo già evidenziate, sono già state evidenziate, sottolineo una cosa estremamente importante: la riqualificazione del patrimonio edilizio in un'ottica, e qui non vorrei farlo con polemica, ma pensate all'ecobonus, mi rivolgo una protesta con tecnici miei, quindi so che cosa state parlando, ma so di che cosa state appunto. Questo tema è abbastanza delicato in questo periodo, ma vi ricordo che la logica che si richiede dalla comunità europea dovrebbe essere quella di NIA Zero Emission o NIA Zero Energy, o NIR, chiamate come volete. Comunque questa è l'ottica sulla quale noi dobbiamo cercare di indirizzarci sempre, sempre. Sul resto abbiamo detto. Questa ottica introduce anche alcune scelte, soprattutto nell'uso dell'energia, e coinvolgono le cosiddette, se volete chiamarle, fonti rinnovabili, da un lato, ma anche le energy community, o le comunità dell'energia, o le reti, diciamo così, intelligenti, in grado quindi di soddisfare, soprattutto con le energie rinnovabili, quelle che sono le esigenze mondiali del mondo industriale e del mondo dell'utenza civile in maniera adatta. Evidentemente si tratta di sviluppare delle leggi che siano in grado di avere delle zone di controllo intorno stesse specialmente, e che riescano a coprire in maniera idonea il fabbisogno energetico attraverso soluzioni di produzione energetica distribuita. Quindi puntato appunto sulle energie di tipo rinnovabile. Ecco perché si parla ormai di comunità di energia rinnovabile, e perché si parla quindi anche di smart energy community, cioè di un sistema che sia in grado di trasmettere, convertire, trasmettere e distribuire l'energia in maniera cosiddetta intelligente. Voi capite che questo tipo di focus inquadra in modo estremamente importante quelle che sono le necessità da un punto di vista dell'uso della cosiddetta domotica, della cosiddetta digitalizzazione dei sistemi, che evidentemente ci aiuterebbero a sviluppare tecnologie di vario tipo, fisico, gestionale, strumentale, che consentano di integrare gli edifici nelle reti, e consentano quindi di valutare e anche di misurare istante per istante i consumi, e soprattutto di poter in qualche modo effettuare delle ottiche di previsione in maniera estremamente puntuale. Non solo, ma poi inserire tutta questa visione anche nell'ottica di mobilità. Quindi sostanzialmente avendo una visione completa, come prima si fa notare, di questa trasformabilità o trasformazione dell'energia. È chiaro che l'ottica cosiddetta IoT diventerà fondamentale nel cercare di implementare in maniera ottimale questo tipo di sistemi. Arriviamo quindi al dunque, e vediamo un po' di, chiudendo anche questa breve presentazione, di definire quali sono gli strumenti che le aziende e le imprese possono servirsi per utilizzare questo tipo di per utilizzare la loro attività in questo tipo di ottica. Le azioni madre della comunità europea sono già partite da un po' di tempo. L'ultimo quando si è chiuso il periodo 2014-2020 si chiude adesso con gli ultimi progetti di cui vi dirò a breve qualcosa. C'è già ovviamente in azione il prossimo programma 2021-2027, in cui la Comunità Europea propone di portare una quota di 320 miliardi di euro per specificamente interventi in relazione al clima. In particolare il programma Horizon Europe
vuole sostenere i programmi di ricerca e innovazione in questo settore attraverso una serie di pilastri, come vedete, ricerca di base, pilastro 1, ricerca energetica, industriale e evidentemente di impresa, oltre che impresa di ricerca che riguarda componenti che sono stati più volte citati perché si richiamano alle strategie di sviluppo dell'ONU, salute, cultura, sicurezza, digitale, clima, cibo. E quindi insieme a questi evidentemente vengono attivati tutta una serie di programmi di cui qui vedete quelli che sono stati realizzati recentemente, che ne cito uno in chiusura, quello dell'asse 4 del PON 2014-20, efficientamento energetico delle piccole e medie imprese, scade per circa una settimana, se non faccio continuare. Altri bandi che sono stati incentivati, ma ancora l'azione che ricordava all'inizio bisognava vedere, l'azione delle reti informative regionali, reti che sono uno strumento che la regione ha attivato per cercare di portare avanti delle iniziative e dei progetti liberati per l'economia regionale, reti che cercano di attivare un'imprenditorialità nuova, ma soprattutto di mettere in contatto settori imprenditoriali diversi. E cito progetto che, come vedete, ci ha presentato e che si basa su quell'aspetto di contaminazione per diversi settori. È un progetto interrete, un progetto che riguarda il mondo ibrido, la sostenibilità, chiamiamola, del mondo ibrido, con l'azione sulla domotica, con l'azione della tecnologia, in particolare per la progettazione e lo sviluppo degli edifici, ma anche sul campo delle cultural heritage, sulla digitalizzazione dei processi di marketing, quindi sulla tecnologia di realtà virtuale. Questo progetto, un progetto come vi dicevo multirete, la partecipazione di tutte le università del Veneto, con, se non ricordo male, mi pare 8 dipartimenti, ma eventualmente l'ingegnere Rogelio mi corregge, dovrei saperlo io, ma so che io di me, e i medici di Berzi. Quindi, in conclusione, scusate che il tema della produzione e gestione dell'energia diventa il tema su cui si focalizza principalmente, nel mio giudizio, i temi relativi allo sviluppo sostenibile. Ed è chiaro che queste azioni, le soluzioni tecnologiche potrebbero focalizzarsi su elementi che potrebbero essere quelli che io ho citato: sviluppo di energy community, l'uso di strumenti digitali, di sistemi di monitoraggio e supervisione e evidentemente tutti collocati con quelle che noi potremmo chiamare anche green economy. È chiaro che questi ambiti diventano ambiti sociali, economici, produttivi, ma importanti, ricadute nel benessere individuale dei cittadini e nel benessere ambientale in generale. Io spero di essere rimasto di più, ma mi sento sforato un po', ma scusate, ancora buon pomeriggio a tutti, comunque ci risentiamo e grazie per l'attenzione. Paio di minuti, va benissimo, mi pare che siamo tutto sommato nei tempi previsti fino ad ora. Dunque, abbiamo visto, il collega Boato ci ha sottolineato l'urgenza dell'azione e l'entità, l'importanza in termini di numeri degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Il dottor Pelloso ha illustrato qual è la sensibilità della regione, dell'istituzione pubblica su questi temi, quale sia il quadro, diciamo, normativo o comunque legislativo in cui ci possiamo inserire. Il professor Romagnoli ha sottolineato anche l'importanza dell'innovazione e l'opportunità, ha iniziato a identificare quali sono le opportunità che le imprese possono cogliere anche in risposta, rispondendo a questo tipo di chiamata e di questa situazione di crisi climatica. In effetti, ecco, il tema dell'obiettivo del seminario è anche proprio quello di illustrare quali possono essere le opportunità e i vantaggi che adottare una strategia di sostenibilità in linea con la scienza possono portare alle imprese che optano per questa linea. E quindi, introducendo questo tema, chiederei a Giuliano Iprota, che è la responsabile del
Sustainable Business di WWF Italia, di farci proprio di illustrarci quali sono i programmi volontari di sostenibilità aziendale che WWF da tanti anni sostiene, anche il voto che sostiene, e perché aziende di grandi dimensioni, perché aziende comunque sono aziende che hanno un orientamento al profitto, alla massimizzazione delle loro economie, fanno partnership con ONG per ridurre le proprie emissioni, per in qualche modo limitare il proprio ambito operativo e per modificare la propria organizzazione in funzione degli obiettivi ambientali. Prego Giuliana, anche a te circa 4 ore, 20 minuti massimo. Grazie, buongiorno a tutti, vi ringrazio molto per questo invito, spero possiate sentirvi bene e sto provando a condividere la presentazione e spero che funzioni. Tutto perfetto. Mi fa piacere condividere con voi oggi un overview sullo sviluppo di alcuni programmi volontari di corporate engagement, in particolare dedicati al impegno sul clima, e che in qualche modo contribuiscono alla definizione di una nuova corporate leadership. E quindi vorrei provare a condividere tardi anche il punto di vista di una organizzazione capitalista come WWF. Cosa sta accadendo? Lo sappiamo, il mondo intorno a noi sta cambiando, la crisi significativa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ci sta costringendo a costruire una nuova e faticosa normalità ed è anche una sicuramente crescente pressione verso la relazione, verso le connessioni tra la perdita di biodiversità, l'impatto antropico e l'emergere di pandemie. Nel frattempo le scienze del comportamento sottolineano il potenziale ruolo di avere la crisi appunto dei comportamenti e delle abitudini. Questo offre anche un time per un nuovo inizio, per cui questa crisi, per quanto terribile, potrebbe in qualche modo supportare e accelerare una trasformazione sistemica che in un certo senso era mai atto verso una maggiore sostenibilità. Come è stato detto, la comunità scientifica e il mondo accademico già da molti anni traducono costantemente ciò che il pianeta sta cercando di dirci e i media hanno iniziato a riportarci l'urgenza, pensando soltanto alle emergenze ambientali molto significative che lo scorso anno ci sono state, per farvi un esempio con gli incendi in Amazzonia e in Australia. E come altri relatori citavano, c'è anche una crescente numero di movimenti sociali, spesso guidati dai giovani, che stanno in qualche modo incitando o spingendo le comunità verso una maggiore discussione sui cambiamenti globali, sulle questioni ambientali, e in qualche modo portano anche una riflessione rispetto alle organizzazioni non profit che si sono sempre occupati. Sto provando ad andare avanti la mia presentazione, Paolo. Ok. Dovreste avere un controllo per cui io non posso, casomai prova a eliminare la televisione che ricordica probabilmente. Ok, sembra che sia invertita, grazie. Per quanto riguarda invece i clienti consumatori, questi continuano ad associare alle aziende globali una responsabilità non solo in termini di riduzione degli impatti, ma anche per aiutare a contribuire a un vivere maggiormente sostenibile. E da questo punto di vista emerge anche un'evoluzione del concetto di leadership d'impresa a cui abbiamo assistito. Si è passati dall'era della riduzione degli impatti ambientali, quindi riduco la carbon footprint, riduco la water footprint, a un'era di integrazione strategica della dimensione socioambientale nelle strategie aziendali per
la competitività e l'innovazione fino all'era dello scopo, in cui brand e aziende cercano in qualche modo di promuovere uno scopo che vuol dire anche un contributo positivo alla società. Quindi non solo riduco le emissioni, ma divento per l'appunto carbon neutral, aspiro a diventare climate positive, quindi a ridurre più emissioni di quanto si emetta. Quali sono le sfide ambientali più urgenti? Secondo la SAGE, l'indagine GlobeScan, che annualmente rileva queste tematiche, il climate change e la perdita di biodiversità sono viste come le sfide più urgenti, secondo un numero di esperti e di stakeholder intervistati. Nell'edizione 2020 vediamo come anche temi legati alla salute, come l'accesso alle vaccine, alle ferme, la problematica delle malattie infettive, abbia assunto una importanza maggiore. Questo scenario come si inserisce il lavoro dell'UQF? Ci conoscerete come organizzazione che tutela gli ambienti naturali, la mission è quella di costruire un futuro in cui l'uomo possa vivere in armonia con la natura. Rispetto al nostro programma di conservazione globale, sicuramente ci occupiamo di tutela degli ecosistemi forestali, degli ecosistemi marini, degli ecosistemi acquatici, ma una rilevanza importanza significativa assumono i cosiddetti driver che in qualche modo ci aiutano ad accelerare e a raggiungere i nostri obiettivi di conservazione, che riguardano i temi che abbiamo sentito e ascoltato negli interventi precedenti: la governance, i sistemi finanza sostenibile e la trasformazione dei mercati in ottica di maggiore sostenibilità. Per questo le aziende vengono viste come un alleato strategico, perché sono in grado di ridurre impatti ambientali, di influenzare il comportamento dei consumatori, di sensibilizzare e promuovere messaggi ambientali, di trasformare il mondo. Quindi, in qualche modo, attraverso l'alleanza e la cooperazione con il settore del privato, è possibile raggiungere risultati in conservazione negli agenti che sarebbero possibili. Rispetto più nello specifico al climate, al nostro lavoro di engagement sul clima, si tratta appunto di percorsi di collaborazione per la definizione e raggiungimento di target di riduzione, come si è detto, science-based, e servono anche per accelerare questo processo nell'ambito dell'intera filiera della supply chain, ovviamente perché le aziende sono dei moltiplicatori da questo punto di vista. Inoltre, importantissimo il supporto del settore privato rispetto all'efficace azione di policy e di advocacy sul clima a livello nazionale e a livello internazionale. Quindi abbiamo detto la transizione verso la blue carbon economy in corso, non il settore e il mondo in mercato. Le aziende leader riconoscono questa opportunità e si stanno muovendo, ma a quale scala e a quale ritmo le aziende dovrebbero puntare a questa decarbonizzazione? Questa va la domanda che ci si è posti, e la risposta è stata in qualche modo data dalla Science Based Targets, che definisce quanto e quanto velocemente un'azienda deve permesso in linea con l'accordo di Parigi per puntare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi, o al di sotto di 2 gradi centigradi rispetto alle temperature industriali. Non solo WWF, ma gli altri partner di questa iniziativa sono il Carbon Disclosure Project, Global Compact e il World Resource Institute. Quindi cos'è questa iniziativa? Abbiamo detto che promuove la definizione di obiettivi basati sulla scienza come uno strumento anche di vantaggio competitivo, e poi mira a ridurre le barriere che offre delle metodologie per l'allocazione della riduzione delle emissioni e delle limitazioni legate a specifici settori industriali. Mira a promuovere questi obiettivi per raggiungere una massa critica di aziende impegnate
e a istituzionalizzare l'adozione di questo standard in modo sistemico e coerente su tutti i settori produttivi. Dal 2015, anno di partenza della piattaforma, le aziende impegnate ad oggi sono 142, quelle con target approvati 476 e le aziende italiane attualmente impegnate sono 16 e coprono vari settori industriali, da Sofidel, che è il caso che abbiamo rappresentato oggi, a Barilla, da Pirelli a Ferragamo, quindi davvero settori diversificati. Rispetto ai vantaggi di questa tipologia di target setting, un'indagine survey sui manager aziendali che hanno adottato questo strumento ha evidenziato come elementi significativi un incremento nella fiducia degli investitori, un miglioramento della brand reputation e un miglioramento del vantaggio competitivo, perché chiaramente le aziende che si impegnano verso una low carbon economy guadagnano anche in termini di credibilità e sicuramente un incremento anche rispetto all'innovazione, perché si è in qualche modo si sono dovuti attrezzare per sviluppare delle nuove tecnologie e nuovi processi operativi. Come si aderisce all'iniziativa? Seguendo queste quattro fasi molto intuitive, quindi si firma da parte dell'azienda una lettera di impegno, si sviluppano nell'arco di al massimo 24 mesi, che sarà vista un target allineato dell'eleggibilità dell'iniziativa e poi si sottomette questo proposal per la review. Se viene approvato può essere approcciato pubblicamente attraverso i canali aziendali, anche rilanciato dalla piattaforma. Come WWF abbiamo fatto nostro questo approccio science-based e lo abbiamo integrato in quello che è il nostro programma volontario di corporate engagement sul clima, che è Travasters, che supporta le grandi aziende globali che vogliono appunto assumere degli impegni e dei piani di azione sfidanti sul climate change, che è attivo dal 1999, quindi un po' il capostipite dei programmi volontari di climate business engagement. Il metodo quindi supporta le aziende in questo percorso per definire un obiettivo science-based per raggiungere net zero emissions entro il 2050, anche questo è stato citato negli interventi precedenti, e vi sono incoraggiati a misurare e registrare le emissioni indirette e le emissioni dirette e a comunicare i progressi. Non entro nel dettaglio del programma, ma sono assolutamente disponibile poi a. Ok, le aziende con gli obiettivi più sfidanti, quelli che le aziende che definiscono dei target allineati con la scienza, verso 1,5 gradi centigradi, che rendono pubblici questi impegni, li rendono rendicontabili e anche monitorabili, noti da terze parti indipendenti e che si in qualche modo affiancano e supportano azioni di policy e advocacy, appunto. Diventano Travasters nell'ambito di questa piattaforma di networking che riunisce questi impegni verso la domanda di come. E la climate, l'advocacy del clima è sicuramente un passaggio molto importante se parliamo di climate leadership aziendale, perché l'abbiamo detto, politiche normative possono essere una barriera all'azione, aziende magari sono piccole e quindi i leader aziendali possono incoraggiare questi cambiamenti, queste regolamentazioni, secondo un framework chiamato delle tre A di advocate, align and allocate, fare advocacy a favore di una grant policy per una net zero economy. Allineare anche le posizioni delle trade association, perché alle volte le trade association hanno un posizionamento che non è visionario quanto quello di alcuni esponenti.
e poi un'allocazione efficace dei fondi che possano andare verso delle climate policy action, per far progredire in qualche modo l'economia del carbon. Quindi l'invito che viene fatto di quello aziendale più visionario e più ambizioso è proprio quello di seguire questo impegno legato al mezzo di mezzo economico. E vi ringrazio, vengo a disposizione per approfondire. Grazie mille Giuliana Crota. E direi che la sua presentazione conteneva veramente quelli che sono gli elementi, quindi quali sono i vantaggi per le imprese che colgono la sfida e anticipano un po' il futuro che ormai è presente e ne hanno quindi un vantaggio competitivo, un vantaggio di immagine e un ritorno da parte dei loro investitori e da parte dei loro clienti. E, l'altro partner della Science Based Target Initiative è la Carbon Disclosure Project. Abbiamo il piacere di ospitare la dottoressa Elena Stecca, che è normalmente basata a Berlino, se non sbaglio, e che mi piace dirlo anche tra le origini venete, e Associate Director Committed to Action di CDP, che ci spiegherà. Che lei ci darà ulteriori dettagli sull'iniziativa e su un'ultima recente pubblicazione di SPT che porta, che alza ancora di più l'asticella, ci dà una linea guida su come fare per diventare non solo il target di riduzione di emissioni, ma arrivare alla neutralità climatica. Come avete avuto modo di percepire su questi temi, c'è ancora una certa confusione, nel senso che non è facile orientarsi, identificare le metodologie appunto in linea con la scienza, non scivolare nella greenwashing o nella determinatezza in programmi che non sono conosciuti o concreti, non hanno una loro concretezza tecnica, scientifica, e per cui istituzioni come WEF, come Carbon Disclosure Project ci aiutano proprio anche a orientarsi in tal senso. Prego Elena Stecca, se puoi prendere la parola. Grazie a te e buon pomeriggio a tutti, è un grande piacere essere qui con voi, vi ringrazio per avermi invitata e l'opportunità. E, quindi sì, mi presento velocemente, appunto io ormai da quasi 4 anni e mezzo lavoro a CDP, che appunto come siete spiegato è una anche delle 4 organizzazioni partners della Science Research Initiative, è proprio il mio ruolo del programma di lavoro che gestisco e del team, è appunto quello di fare questo engagement con società in tutto il mondo su Science Based Targets e su un'altra iniziativa, perché è stato anche menzionato prima, il ruolo dell'energia rinnovabile, di un'iniziativa che si chiama Arc100, che si focalizza sugli impegni da parte di società, in questo caso già 260 società al mondo, di passare a fonti rinnovabili per il loro intero consumo elettrico. Quindi appunto sì, come è stato detto, la mia presentazione di oggi si focalizzerà appunto sullo sviluppo dell'iniziativa e sulla focalizzazione sul livello più ambizioso di targets. E poi appunto spiegando un po' di più in dettaglio anche la recente pubblicazione dell'iniziativa che vuole fornire appunto alcuni chiarimenti importanti su cosa voglia effettivamente dire Net Zero Emissions. E penso che il Balducci abbia l'ambito. Ci tengo un po' a spiegare brevemente che cosa è Carbon Disclosure Project. Appunto noi siamo un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro, fondata 20 anni fa a Londra con uffici poi a Berlino, dove appunto io di solito sono basata, invece
come Mauro ha accennato, adesso mi trovo anch'io molto vicino a voi, con i provinci di Treviso, e che per conto di più di 525 investitori e anche per conto di 150 buyers, quindi società che sono membri del nostro supply chain program, raccoglie informazioni tramite la nostra piattaforma e ciclo annuale di rendicontazione da parte di più di 8.400 società. E quindi tramite il nostro questionario e tramite queste informazioni siamo anche in grado di incentivare una serie di migliori pratiche per quanto riguarda la gestione ambientale. Ci tengo a specificare, per come vedete su questo slide, che non solo raccogliamo informazioni relative al climate, ma anche water and forest. Un altro programma che non viene rappresentato qui è il nostro City States and Regions Program. Quindi, per esempio, il comune di Venezia è una delle province di Venezia, una delle province che anche fornisce dati a tramite il questionario annuale, e molti altri comuni e regioni sia in Italia che nel resto del mondo. Ultima informazione: CDP dal 2013 ha anche un memorandum di esterni con il Ministro dell'Ambiente, il Ministro dell'Ambiente italiano, è proprio reciproco, e passiamo le informazioni in materia di gestione delle emissioni da parte delle aziende e delle municipalità. E anche questo aspetto, monitorare il progresso che tutti questi vari stakeholder riportano, è fondamentale. Questa è una slide che avete già visto, quindi io mi focalizzo un po' sull'ultimo numero di questa figura, e costruendo su quello che è già stato menzionato da molti, la scienza, soprattutto quella dell'IPCC report sul grado e mezzo del 2018, è estremamente chiara sull'urgenza e la necessità di limitare l'aumento delle temperature globali a quel livello. E quindi l'iniziativa, facendo seguito alla pubblicazione di quel tipo report, ha anche aggiornato, si è adattata alla scienza e ha aggiornato il minimo livello di ambizione dell'iniziativa, quindi portandolo da 2 gradi centigradi a uguale veloce di previsto, che più o meno risponde a 1.75 nell'aprile dell'anno scorso. Quindi, poco dopo questa introduzione, questo cambio dei criteri e quindi il rilascio di altre risorse tecniche, nel giugno del 2019 abbiamo lanciato una campagna che è anche stata brevemente presentata da Giuliano, per appunto motivare le società al più alto livello di ambizione possibile. Quindi 1.5 degrees. Mi fermerò un po' di più appunto su questa iniziativa in un secondo, perché si collega direttamente a quello che stiamo vedendo succedere nell'economia reale, quindi al tipo di azioni che le società stanno prendendo, il tipo di innovazione che stanno sulla quale stanno investendo, e anche poi al lavoro che l'iniziativa ha fatto nel corso dell'anno scorso per quanto riguarda la definizione di net zero emission target per il settore business. Quindi appunto questa campagna, che ha una forte componente appunto anche di advocacy, quindi appunto parlando del la soluzione, cioè il raggiungimento di questi obiettivi, non è il ruolo di un singolo gruppo, siano essi le società o gli investitori o gli stati o le regioni, è un ruolo, è un obiettivo che possiamo raggiungere solo in maniera congiunta. Quindi appunto uno anche degli obiettivi di questa campagna è di poter supportare un livello di ambizione alto durante la prossima COP, che quindi si terrà a novembre 2021 invece di quest'anno, in cui appunto l'Italia è anche co-host insieme al Regno Unito. Quindi questa campagna che ormai
è nato da docenti di Scimisi, ha anche un impegno, una lettera di impegno a sviluppare science-based targets di un certo tipo. Ed è questo che vi voglio illustrare. Bene. Quindi tramite questa lettera di impegno, che appunto quasi 300 società globalmente hanno aderito, appunto stanno partecipando alla science-based target initiative tramite questa lettera di impegno, diciamo la lettera fornisce due opzioni alle società. La prima opzione appunto è quella di sviluppare targets, science-based targets, che siano allineati a scenari di riduzione delle emissioni allineate con 1.5 gradi centigradi l'iniziativa fornisce una serie di criteri e metodologie che le società devono seguire per ricevere questa approvazione da parte dell'iniziativa, e questo include anche appunto la copertura delle emissioni scopo 3, quindi delle value chain emissions. E quindi questa aspettativa di allineare le emissioni a 1,5 centigrado si estende appunto anche alle emissioni di scopo 3. Questa opzione si focalizza sul breve medio periodo, quindi science-based targets sono targets di medio breve periodo, 5-10 anni, e assicura appunto questo livello di ambizione molto forte sul medio breve periodo. La seconda opzione invece della Business Ambition 1.5 e di questa lettera di impegno si focalizza invece sul lungo periodo, quindi le società che selezionano questa opzione stanno indicando che svilupperanno targets net zero attraverso l'intera, che coprono l'intera catena del valore, quindi scopo 2-3, con target year che non superi il 2050, e insieme a questi target a lungo periodo appunto anche science-based targets che rispettano i criteri standard, quindi dei 5-15 anni. Questa opzione assicura quindi il livello di ambizione più alto nel lungo periodo e diciamo dà un grado di flessibilità alle società per quanto riguarda il livello di ambizione dei target di breve medio. Poi leggiamo delle slide successive. Questo praticamente significa che se una società in uno di questi settori particolarmente difficili da decarbonizzare, per esempio una società del settore cementizio, decidesse di selezionare questa opzione, diciamo si permette una certa flessibilità nel medio breve periodo, quindi comunque incentivando l'azione, ma c'è una comprensione condivisa che questo significa un tasso di decarbonizzazione molto più aggressivo per la seconda generazione di targets, quindi una volta raggiunti i targets, per esempio entro il 2025, i target successivi dovranno comunque essere molto più aggressivi per allinearsi con il tasso di decarbonizzazione necessario per raggiungere quel obiettivo di lungo periodo. Con il fatto che abbiamo lanciato questa lettera di impegno, che appunto ci tengo a sottolineare è una lettera di impegno a sviluppare science-based targets, quindi di queste quasi 1000 società che sono parte dell'iniziativa, 300 società hanno aderito all'iniziativa tramite questa lettera, stiamo anche diciamo cementificando un certo livello di robustezza sui target che le società si impegnano a sviluppare anche nel lungo periodo. Quindi l'iniziativa nei 12 mesi scorsi ha sviluppato quello the Foundation Paper on Net Zero Emission Reduction Targets, di cui vi parlerò a breve. Giusto
un'informazione così statistica interessante, delle 16 società italiane che ad oggi hanno diritto all'iniziativa, quindi alcune appunto ancora con un commitment, altre con appunto soffide, con un target approvato, una sola società al momento ha aderito a questa iniziativa ed è ENEP. Vi voglio dare esempi di società in questi settori diciamo particolarmente difficili da decarbonizzare, dove si spesso a pensare che appunto la decarbonizzazione in questi settori sia pressoché possibile, che invece stanno sviluppando e investendo molto in nuove tecnologie. Allora, il primo esempio è la Van Jossen, che è una società con base in Svizzera, che è la più grande società al mondo di cemento e prodotti per il settore delle costruzioni, che ha recentemente, un paio di settimane fa, sottoscritto, quindi partecipato, firmato la lettera di intento a SBTi, Business Ambition for 1.5, con l'opzione numero 2, quindi dinanzi a un net zero emission reduction targets entro il 2050 e allo stesso tempo ricevendo l'approvazione per i loro targets, che sono al momento uguali al CDP aligned. Quindi questo corrisponde in pratica con un target per le emissioni di scopo 1 e 2 equivalente al 21% per tonnellate di materiali cementizi entro il 2030 con un anno di base che è il 2018. Quindi questo è un esempio di un target a medio periodo, quindi l'obiettivo in questo caso è il 2030, che va anche di passo in passo con un obiettivo di lungo periodo entro il 2050 a diventare net zero emissions. Questa società si ha già in corso d'opera una serie di progetti pilota, però quello che si sta impegnando a fare appunto è di sviluppare e implementare tecnologie avanzate e anche, e questo significa fra le altre cose, non solo molti aspetti di circolarità e del riutilizzo dei materiali cementizi, ma anche il piloting di 20 stazioni, 20 progetti di carbon capture and storage in Europa e nel Nord America. Un altro esempio è Scania, che sono sicura molti di voi conoscono, come società che produce camion, bus, eccetera, quindi società del settore heavy road transport, quindi anche questo è uno di questi settori particolarmente difficili e di difficile diciamo decarbonizzazione, che anche è parte della Business Ambition for 1.5 con targets di riduzione delle emissioni scopo 1 e 2 del 50% entro il 2025. Ovviamente in questo caso la maggior parte delle emissioni sono scopo 3 e questo verrà anche raggiunto tramite per esempio il lancio di electric trucks. Quindi vedo che sono che tutto vuole veloce e quindi vado velocemente a coprire la parte più forse interessante, che è il nuovo paper che l'iniziativa ha lanciato questa settimana fa. Quindi l'obiettivo di questa risorsa è fondamentalmente di fornire chiarezza per quanto riguarda le varie terminologie che nel corso degli ultimi 2 anni soprattutto sono state spesso usate nel mondo da tale società per fare annunci, quindi ci sono differenze fra cosa carbon neutrality target significhi, cosa net zero emissions significhi e altre terminologie. Quindi l'iniziativa vuole fornire chiarezza in termini di terminologia utilizzata, ma anche fornire una chiara indicazione di che cosa effettivamente, a che cosa corrisponda la destinazione finale, quindi effettivamente cosa significa per una società raggiungere lo stato di net zero emissions entro il 2050.
di come potete vedere qui, al momento, cosa ben nota, non c'è uno stato di bilanciamento fra le emissioni annuali di origine umana e le emissioni che vengono assorbite, che vengono assorbite naturalmente, per esempio, dagli oceani, ma anche dalle emissioni che vengono assorbite tramite altre attività di riduzione delle emissioni. Quindi questo è lo stato corrente. Lo stato, diciamo, desiderato, quindi lo stato di net zero emissions, come illustrato dall'IPCC, è uno stato in cui le emissioni di origine umana, le emissioni antropogeniche, vengono completamente bilanciate dalla removal di queste emissioni dall'atmosfera, in aggiunta alla rimozione delle emissioni che avviene attraverso natural sinks. Che il paper dell'iniziativa inoltre fornisce, per poter chiarire al mondo delle società cosa effettivamente significhi giungere obiettivi net zero emissions, è una serie di principi. Quindi ci sono tre principi fondamentali che questo documento fornisce. Il primo principio è che raggiungere uno stato di net zero emissions per una società significa raggiungere uno stato in cui l'intera catena del valore, quindi di nuovo ritorno al fattore scopo 3, risulta in nessuna accumulazione netta di anidride carbonica nell'atmosfera e in nessun impatto da altri gas serra. Il secondo principio è che, in linea con la miglior scienza disponibile, l'accordo sul clima di Parigi e il sistema di Development Goals, le società devono transizionare verso uno stato di net zero emissions in linea con linee di decarbonizzazione che sono consistenti con limitare l'aumento delle temperature con il grado e mezzo, senza o con limitato overshoot. Il terzo punto punta invece al definire che le strategie di mitigazione che le società seguono devono informare strategie di lungo periodo e di investimenti che limitano l'esposizione a rischi collegati alla transizione. Quindi assicurandosi che il business model della società continua a essere adeguato anche in una società dove ci sono net zero emissions. Quindi questi principi si pongono alla base delle raccomandazioni del paper della Science Research Initiative. Diciamo, quindi, cosa effettivamente significa per una società raggiungere net zero emissions? Ci sono due stati, quindi uno stato è lo stato finale, la destinazione, e il secondo stato è lo stato del viaggio per arrivare a destinazione. Per quanto riguarda la destinazione finale, ci sono due componenti. Quindi, per una società raggiungere uno stato di impatto zero significa abbattere le emissioni attraverso l'intera catena del valore a livello necessario per stabilizzare le temperature a 1,5 gradi centigradi. Il secondo punto fa riferimento alla neutralizzazione dell'impatto di ogni fonte di emissione residuale, e in questo caso l'emissione residuale viene intesa come le emissioni che sono impossibili da eliminare per motivi tecnici o per motivi economici, rimuovendo permanentemente un equivalente quantitativo di anidride carbonica dall'atmosfera. Quindi raggiungere un equilibrio totale tra emissioni e rimozione. Quindi l'iniziativa enfatizza moltissimo il ruolo dell'abbattimento delle emissioni, riconosce il fatto, in base appunto ai vari scenari dell'IPCC, che comunque c'è un certo quantitativo di emissioni che non potranno essere non emesse, e che queste emissioni devono essere compensate da che siano permanenti. Quindi vedo che ho sforato abbastanza, mi fermo qui. Forse gli ultimi tre
30 secondi, che ho, però voglio solo chiarire il fatto che esiste una grande differenza, o comunque c'è una specie di prassi al momento in quanto all'utilizzo di queste varie terminologie. Quindi quando si sente parlare di carbon contratti, soprattutto quando il termine viene utilizzato dalle società, fa spesso riferimento allo stato di transizione. Quindi molte società annunciano di essere carbon neutral oggi, oppure di voler essere carbon neutral nel 2025-2030, e quindi questo fa riferimento al fatto che tutte le emissioni che comunque le aziende continuano ad emettere al giorno d'oggi vengono compensate con crediti provenienti da attività di riduzione delle emissioni, quindi offsets. Quindi questo è uno stato, diciamo, di transizione, però lo stato finale è effettivamente uno stato più a lungo periodo in cui si raggiunge un perfetto bilanciamento delle emissioni emesse, che sono abbattute il più possibile, e quelle residuali sono neutralizzate. E vi ringrazio molto. Grazie mille a Elena Stecca, effettivamente hai sforato qualche minuto, ma ti ho lasciata assolutamente parlare, perché penso che, insomma, il tuo contributo fosse anche denso di informazioni interessanti per i colleghi. E volevo solo, così, per chi magari non è più attento a cosa è dentro ai lavori, come possiamo essere noi, sottolineare che hai citato spesso lo scope 3 delle emissioni, sarebbero tutte le emissioni indirette che non vengono emesse direttamente dalla nostra attività, insomma, come azienda, quindi non sono le nostre caldaie che bruciano metano, non sono la nostra flotta di proprietà, ma sono tutte le emissioni che derivano dalla nostra supply chain, per esempio, tutte le emissioni che sono, diciamo, all'interno delle materie prime che acquistiamo, quindi le emissioni che sono state emesse per produrre i beni che acquistiamo come materie prime, i semilavorati, e sono tutte le emissioni legate alla catena di distribuzione fino all'uso finale dei prodotti. Se io sono un'azienda che produce auto, la mia carbon footprint sarà in larga parte costituita dalle emissioni che le auto che io produco emetteranno durante il loro ciclo di vita. Ecco, questa è la definizione di scope 3 delle emissioni. Quindi queste iniziative prevedono la definizione di target di riduzione delle emissioni, non sono solo le emissioni dirette, ma anche sono tutte le emissioni legate alla nostra supply chain e alla nostra catena di utilizzo dei prodotti che produciamo. Quindi diciamo che è un approccio veramente completo, e proprio questa completezza dipende anche dalla complessità di definire questi target. Però ovviamente è insito che la strategia aziendale è va, diciamo, veramente a braccetto con questa strategia di riduzione di emissioni, perché definire questi target significa veramente mettere in gioco la strategia aziendale complessiva. Quindi è chiaro che coinvolge dal top management con la proprietà fino all'ultimo degli operatori dell'azienda. Ecco, si è parlato anche di un altro concetto che volevo sottolineare, quello della definizione di un anno base e degli anni target. Questa scelta è molto importante. Science Based Target Initiative chiede che l'anno base sia recente. Noi andiamo a prendere, diciamo, l'anno base è la fotografia delle emissioni che io metto oggi, sulla base delle quali mi impegno a definire gli obiettivi di riduzione. È chiaro che se io prendo un anno base troppo lontano indietro nel tempo, potrei ridurre, sminuire, diciamo, quello che è il mio impegno, la mia ambizione nella definizione di un target a futuro. E così come il target obiettivo, cioè l'anno obiettivo, deve essere scelto in maniera oculata, perché non deve essere né troppo vicino né troppo lontano, perché deve essere comunque un target di cui posso dimostrare l'effettiva raggiungibilità. Quindi, ecco, però parallelamente, se invece pensiamo a un obiettivo di neutralità climatica, allora l'anno di riferimento come obiettivo può essere più lontano. Poi ci si può arrivare con target di riduzione, magari due target di riduzione, uno intermedio e uno a lungo termine. E con queste brevi, diciamo, puntualizzazioni tecniche, perché comunque è un mondo abbastanza, come dicevo, complesso, introduco il caso studio
giornata. Ecco, volevo anche dirvi, poi ci sarà tempo alla fine delle presentazioni per le varie domande, cioè, naturalmente poi rimaniamo a disposizione per i contatti anche via email o LinkedIn, Skype o quello che sia, per chiarimenti anche diciamo, personali. E introduco il collega Riccardo Balducci, che è il direttore Mente Energia del gruppo Sofidel. Ci parlerà lui del gruppo e delle sue dimensioni e del percorso di sostenibilità insieme alle ONG che abbiamo sentito parlare fino adesso, che Sofidel ha intrapreso già da diversi anni. Prego Riccardo, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, sentite come cosa? Mi sentiamo un po' lontano, se magari puoi tenere il microfono un po' più vicino, però ti sentiamo bene. Meglio? Sì, proviamo, casomai ti dico se si sente troppo poco. Quindi buonasera a tutti, scusate l'introduzione della sessione, diciamo, della precedente relatrice, che non c'è più il microfono aperto, che adesso è anche poco più, ma benissimo probabilmente. E proviamo a condividere la presentazione. Siamo Mauro? Non ancora, non la vedo. Abbiamo tempo a tecnologie per quarti. Niente? No, per il momento no. Connessione in corso. Ormai ho un backup qui in locale. Poi funziona sempre perfettamente, vedete che si sta connettendo. Purtroppo l'applicazione sul mio PC ha fallito, solo mentre vi ho aperto che probabilmente ha una connessione più lenta. Ma se puoi provare da lì, diciamo, forse potrebbe essere una scelta. Giusto, guarda, provo a condividerla io così. Posso diventare anche più parlo adesso. Riccardo, ci sei? Sì. Ok, tu riesci a mandare avanti le slide? Sì. Perfetto, prego. Benissimo, allora cominciamo. Quindi grazie a chi mi ha ceduto per tutte le istruzioni di questo interessante argomento. Quindi, due parole sull'azienda, il gruppo Sofidel, un'azienda italiana, l'Italia italiana, noi produciamo carte, facciamo parte del settore, credo si sia fatto il tema, carte, lettori, paste per carta. Il gruppo Sofidel, diciamo, e adesso non lo chiamiamo anche. Addio. Nato, diciamo, negli anni 60, dove la ricerca di due amici, questa immagine è evocativa perché riporta a un'avventura, diciamo, realistica, imprenditoriale, molti anni fa, che è tipico del nostro comparto produttivo,
quindi nati nelle varie comunità italiane, toscane, due amici oggi hanno creato un gruppo industriale che è il secondo gruppo produttore di carne per uso igienico domestico in Europa. Nella presentazione di istituzionale di software citava anche il sesto più grande produttore di carne di Vision Modo, è un ruolo che vale molto per effetto di acquisizioni, comunità artistiche, quindi per i primi 3-7 produttori, 10 produttori di questo prodotto nel mondo, sicuramente tutti e due del nostro video. Questo diciamo è la nostra presenza nel vecchio continente, molto capillare, perché il settore proprio diciamo, ha bisogno di essere vicino allo sbocco, carta tissue, carta igienica, carta casa, tovaglioli, costruiti, sono invece articoli che si comprano nei supermercati, non semplicemente per dire che hanno dei consumatori. I trasporti sono un impatto economico, poi vedremo anche un impatto emissivo molto importante per evitare diciamo, di mettere dopo, spendere, dobbiamo essere dei prezzi di coloro che mettono sul mercato quindi noi abbiamo una decolonizzazione ovviamente per cercare i mercati dove il modo di spostamento da quindi essere un paese dove c'è il sistema di conto vale il contrario ma sono più vicini ai consumatori. La nostra avventura dopo i primi 50 anni di sviluppo è continuata più recentemente anche negli Stati Uniti dove il software si è Spazza dal 2012, poi ha continuato con investimenti produttivi molto importanti in questi 6-7 stati del Nord America, in Florida, in un paese in cui il software è spaccato, con una piccola società, sono stati costruiti gli stabilimenti in altri stati, ma poi espansione continuata, stabilimenti molto importante, molto grande, prima una varia, si ricordi di qualità, che però adesso ospita un stabilimento più grande, non so, e un recentissimo investimento in Oklahoma, un stato, diciamo, in un'economia un po' svantaggiata, dove viceversa ci sono tante opportunità, a Nola, una proprietà semi sconosciuta, quindi partito là, stabilimento da 120.000 tonnellate all'anno, modernissimo, del quale siamo molto contenti. Quindi, oggi sto per quindi la fine veramente dello scorso anno, queste stesse giornate a fare, per contabile, abbiamo circa 6.500 dipendenti, abbiamo circolato, costano 2 miliardi di euro, che sono rimasti per 2 miliardi. Veramente questa è una partenza di non investimento, ma anche in questo anno di produzione di 1.100.000 attività di produzione del domestico arriva in 12 paesi. Questo è un po' l'inquadramento per insomma, parlare dell'azienda e avere un po' di numeri disponibili. Quello che però è senz'altro interessante di oggi è capire quali sono le attività che l'azienda come Software deve intraprendere per mitigare gli impatti ambientali. Gli impatti, diciamo, i concetti della patente del centro di oggi sono quelli che riguardano l'energia, fanno parte probabilmente di uno degli impatti più importanti nel settore cartario in generale. Il cartario purtroppo deve utilizzare molta energia in forma di elettricità, combustibili, per produrre per gli articoli. Si tratta di una particolarità del settore del pesce in cui si dà l'intensità energetica che viene identificata dal fatto che le nostre carte hanno una matura molto bassa rispetto insomma, poi per i ballaggi, quindi ristorante per unità di prodotto, il cartapesce può essere più esigente in termini energetici nel panorama del settore cartario. Ovviamente non possiamo non occuparci
diciamo, della filiera produttiva, non produciamo queste materie prime che sono principalmente la polpa, la polpa vergine, il legno, cellulosa, pasta di cellulosa, e diciamo, il percentuale del campo di maschio. Non essendo produttori dobbiamo necessariamente però avere una delle grandi forniture per assicurare che queste materie prime diventino una filiera che dal punto di vista della protezione delle foreste e forestali sia la filiera diciamo, più affidabile possibile. Quello dell'impatto dei beni forestali è uno dei forse più importanti impatti ambientali più grave e sul quale stiamo spendendo molte energie. La carta è un settore che ha bisogno di importanti sensibilità, provenienze con il processo carpale, dove utilizzare molta acqua, cellulosa non si scioglie, ma si disperde facilmente nel mezzo acquoso e poi dovrebbe essere asciugato nuovamente sotto un foglio di carta, quindi usi di bisma rapida. Uso l'origine del metodo di questo prodotto, agli grafici, il ballaggio. Parte del diritto di mossa è anche, purtroppo, la ragione che io si impiega in questo consumo di legge. Stiamo lavorando molto per questo ballaggio, per rendere più sostenibile, nel senso per avere accesso a materiale più facilmente riciclabile. La plastica non è un problema, oggi si produce moltissima, purtroppo il materiale che riduce il ciclo di recupero. Stiamo lavorando anche con i palazzi più sottili, usando il palazzo stesso o con materiali di cucina riciclato come per esempio la scarta, la mucosa dei fili plastici. Poi stiamo lavorando molto, vedremo anche in seguito per migliorare il rapporto con la catena di fornitura, non solo con il settore delle foreste, ma anche con progetti di minimizzazione del consumo. Intanto seguiamo. C'è un po' di difficoltà a sentire quello che dice, se magari puoi tenere il microfono dell'auricolare più vicino in maniera tale che si riesca a sentire più forte, perché qui siamo con il volume al massimo, però... Adesso ti sentiamo più forte se stai parlando, per fare meglio abbiamo fatto peggio.
solito può essere da noi. Estraio tentativo on off. Ci sta sentendo. Scusa Marco, prova a scrivermi nella chat. Sì, stavo provando. Sì, caro, senti, ti ho messo viva voce, vediamo se... Sì, apparentemente la connessione... Ok, si sente bene così, guarda, io proseguirei questa modalità, diciamo, a fortuna, così evitiamo di perdere troppo tempo. Tanto la schermata tu la dovresti vedere bene. Condivido. Fermata, sì. Ok. Ok. Poi ci piace l'inconveniente, ma. No, adesso però, si sente anche meglio. No, ho sbagliato io perché l'ho messo da capo, ma il tono velocemente eravamo arrivati. Ok, vai vai. Okay. Precedentemente certo l'avete preso, ho creato un'introduzione, diciamo. In questa parte ho. Diciamo brevemente, adesso è tutto il nostro bilancio energetico, brevemente perché è sempre complesso, però questi numeri rendono abbastanza bella idea di quelli che sono i contributi, diciamo, i consumi di energia primaria e di produttori energetici. Quindi al primo posto abbiamo il consumo di gas naturale, è un combustibile già pulito, migliore forse dei combustibili fossili che potete utilizzare. Del quale consumiamo ogni anno circa 2600 gigawatt ora, che sono oltre 200 milioni, numero di metri cubi molto, molto importante. Questo combustibile non solo è caratteristico, chiaramente, sotto un'eccezione, scuro, diciamo, serve, diciamo, per portare avanti il processo produttivo, ma una parte di esso produciamo anche circa un quarto del nostro bisogno di energia elettrica. Un paese dove siamo purtroppo in generazione, in Italia, come stabilmente anche in questa relazione Polonia e Stati Uniti, dove il prezzo del gas è molto basso, quindi molto conveniente produrre produzione di energia elettrica. Sopravvivere però circa metà ora l'anno di energia elettrica da reti elettriche che ospitano i nostri stabilimenti. E poi abbiamo un'inflazione purtroppo residuale di fonti rinnovabili, circa 132 gigawattora l'anno di biomasse legnose che vengono impiegate in due stabilimenti per la produzione del vapore di processo e una quota di qualità di 5 gigawattora l'anno di energia rinnovabile che viene prodotta dai nostri impianti fotovoltaici e eolici per la delitura. Questo bilancio energetico discende, intervenendo dopo Paolo, il bilancio, diciamo, di emissioni. Qua forse vale la pena prendere un po' di tempo e questo ritorna ai concetti che raccoglie con me anche spesso. Quindi la traduzione di questo slide traduce le emissioni quello che prima era il bilancio delle attività. Come vedete si indicano emissioni di scopo 1 e scopo 2,
e poi in simbologia destra di Vissimiscopo 3. Quindi, come Mauro vi ho già accennato, le missioni scopo 1 fanno riferimento alle missioni diretti, quelle che proprio lasciano cammini le nostre fabbriche, che sono indotte prodotte dalla combustione del combustibile. Includono sia gas naturale, ma anche altri combustibili minori, per esempio combustibile di idratazione, di mezzi termico, combustibile del merci. Le missioni scopo 2 sono quelle, diciamo, indotte dall'acquisto del settore energetico, quindi per tutte l'energia elettrica, ma dobbiamo contabilizzare per esempio anche acqua calda, dobbiamo acquistare per esempio in Polonia da un caso di riscaldamento o altri settori energetici minori, ma sicuramente l'energia elettrica è quella che va in loro per la grandissima quantità. Le missioni di scopo 2 sono quelle che sono più diverse di intorno all'organizzazione, su quelle su quali possono decidere. Scorso anno abbiamo avuto oltre 850.000 missioni, l'anno precedente anche molto basso, con obiettivi estivi di 850.000. Contabilizziamo naturalmente anche le missioni specifiche, ovvero l'intensità di carbonio, quella che, come per l'esempio del fatto di vedere la dottoressa Stecca poco fa, indica l'intensità positiva della singola unità di prodotto applicato, in questo caso si fa appunto la carta, quindi dal 2018-2019 l'intensità dei nostri processi si è ridotta circa un 4%, pur essendo le missioni purtroppo aumentate per effetto dell'aumento di capacità per i nuovi investimenti di servizi. Tutto ciò che sta investendo molto in capacità. Un altro, no, facciamo quello che è il un altro, diciamo, aspetto importante del marketplace, quindi le missioni scopo 2 sono molto utilizzate proprio dai dati dei singoli fornitori di energia elettrica, non tanto dal paese che ospita l'infrastruttura. Per tal motivo riusciamo a fare un'analisi di missioni di singolo fornitore per dare vantaggio dalla rispettiva percentuale di energia rinnovabile che il fornitore di energia elettrica ci consegna. Però sono tre, come vedete, è una quantità molto importante. Dobbiamo contabilizzare i trasporti, la manifattura delle materie prime che acquistiamo, il titolo del nostro prodotto, ma anche, per esempio, il pendolarismo indipendente, gli altri di lavoro, aspetti quanti sono iscritti nei protocolli dell'importazione, e che posso dire, per ciò che nel Mauro ieri è sviluppato il primo e attualmente ancora funzionante algoritmo di calcolo, quindi va in modo complesso che sta aggiornato, operato e viene verificato gli altri indipendenti. Quando avviene raggiunto un livello di analisi delle emissioni fino a un livello di dettaglio, quello che ho potuto vedere, posso dire che ha già fatto un passo molto importante verso un processo di decarbonizzazione. Il settore di uno delle cose che si conosce, si può migliorare quello che non si è misurato. Quindi la misura, la certificazione di questa giusta, è un passo molto importante. Vediamo a qual è l'obiettivo che stanno queste missioni che ci ha raggiunto. Non mi dilungherò sugli aspetti, naturalmente ne abbiamo già parlato tantissimo poco fa. So che ha impiegato alcuni anni per arrivare alla verifica e alla diciamo, accettazione di questi obiettivi. Secondo lo standard sono in tempo. Questo è poi per la serietà di l'obiettivo è quindi una riduzione di il 40% in 12 anni
ovvero derivanti dalla filiere, diciamo, che accoglievano il deposolio, bene rispetto alla carne in tempo, quindi una riduzione dell'incidenza dell'emissione sul totale delle emissioni per il contesto di carta. È un obiettivo che è abbastanza importante, che l'auto qui ha, diciamo, sviluppato un algoritmo specifico di editore carta e poi c'è stata una negoziazione, cioè il software di rispettare un protocollo molto rigido, creato, modellato, proprio su misura per il settore cartaceo. Altri settori non hanno ancora un algoritmo, e per questi magari deve fare riferimento a modelli più generici. Nel caso della carta invece il modello è proprio alzando su misura per le aspettative del settore. Nella prossima slide quindi cercheremo di descrivere come faremo a raccogliere questa sfida. Dica che volevo anticipare, devo dire, ho incominciato nel 2018, come anche internamente, anche gli obiettivi sono stati sottoscritti, bensì oltre 10 anni fa, dal 2008 sono stato in laurea web internazionale con un programma di emissione diciamo meno ampio di SBT, ma che ha già consentito a soldi di 2-4% in 10 anni la propria intensità emissiva. Quindi questo 40% fino al 2030 si dovrà aggiungere a quasi 20%, 18% di emissione già ottenuto nel decennio precedente. Vediamo il passo numero 1, miglioramento di energia elettrica rinnovabile con contratti di lungo periodo, quelli che come economia si chiamano PPA, Power Purchase Agreement. È sicuramente il settore delle rinnovabili elettriche quello che più di altri sta sviluppando, sono i maggiori investimenti in Europa, anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo, per rivedere, diciamo, per decarbonizzare il settore elettrico. So che vorrà far parte, diciamo, di questa cultura, quindi sono coinvolte anche moltissime non italiane. Sto sostenendo contratti di lungo periodo di affidamento una cosa molto importante di energia elettrica. L'affidamento di contratti di lungo periodo consentirà cosa? Consentirà agli operatori di queste tecnologie di poter accedere facilmente a quelle bancarie e realizzare anche con i contributi diretti e software nuova capacità generativa. E quindi, diciamo, software da diritto a poter realizzare la nostra iniziativa dicendo che questi contratti hanno, diciamo, la questa di aumentare quindi la funzionalità dell'approvvigionamento. Potremmo comprare energia da prezzo sul mercato, ma non incrementeremo la capacità netta del sistema. Il secondo step è ovviamente l'incremento dell'efficienza energetica. Sull'efficienza software è stato moltissimo negli ultimi anni, è stato forte il contributo più ingente per raggiungere quella riduzione del 20% che vi accennavo prima. Questo però non ci scoraggia dal incontrare nuovi produttori, chiedere nuove soluzioni, poi implementare un nuovo stabilimento, certificazione di 50.000 euro, 50.000 euro per il sistema di gestione dell'energia. Stiamo cercando di dare un interesse su sistemi, diciamo, di automazione che pensiamo in futuro possano avere un contributo importante. Allora, questo ricordare sarà la produzione degli usi diretti, quella che deriva dalla combustione delle nappe, il nostro principale combustibile. La combustione è proprio indispensabile per la tecnologia cartacea stessa, quindi dovremmo in qualche maniera
alternativa, anche se prodotta su fonti rinnovabili attualmente, così come la eventuale elettrificazione di apparecchiature termiche, laddove ci siano gli esuberi di energia prodotta prodotti da fonti rinnovabili, in alcuni paesi d'Europa come la Spagna, questo sta già avvenendo, potrebbe diventare economicamente vantaggioso, forse che anche talmente opportuno, convertire per esempio una caldaia a settore con delle resistenze elettriche. E poi, come quarto approccio alla termovalorizzazione, visto che abbiamo abbastanza di più da raggiungere anche nelle emissioni che sono tre, le emissioni derivanti dalle nostre fornitore, fanno il coinvolgimento dei soggetti per noi che producono le materie prime, gli imballaggi, i chimici che offrono servizi di trasporto. Da un lato non ci siamo chiari per lavorare con tutto il colpa, possono diventare dei player molto importanti, non solo per vedere come creare la fiera, ma per creare, come diceva il CDP, questa specie poco fa, per progetti di cattura, per esempio del carbonio, sotto forma di aumento delle superfici forestali. Proprio potrebbe approfittare di questo documento non solo della decarbonizzazione della manifattura industriale della polvere cellulosa, ma magari accedere anche a titoli di decarbonizzazione derivanti da progetti di riforestazione nei paesi dove questo è attualmente possibile. Volevo chiudere con un pensiero dicendo che la natura di tipo dall'attitudine del mondo azienda a prendere i progetti per motivi di registrazione di marketing sta portando molto retroattivamente in un atteggiamento invece di reale aggiornamento dei processi tecnologici per incontrare le opportunità di globalizzazione che sono diventate delle esigenze delle attività. Industria, ma la Commissione europea sta facendo un'importante azione di sensibilizzazione per cercare di spendere al meglio le risorse messe in campo per sviluppare tecnologie e soluzioni per diventare realmente il futuro delle manifatture industriali. Per cui chiunque nella sala insomma, può assistere il settore industriale, anche le piccole e medie imprese, in questa avventura avrà nei prossimi anni sicuramente un ruolo molto importante. Grazie. Grazie Riccardo Balducci, purtroppo abbiamo avuto qualche problemino tecnico, diciamo audio, comunque dai, siamo riusciti a cogliere la presentazione, insomma l'esempio di un'azienda, di un gruppo che fattura 2 miliardi di euro, che produce 300.000 tonnellate all'anno di prodotto consumer che trovate in tutti i supermercati, insomma carta prodotta da Sofia da 5 regina, penso che chiunque li utilizzi. Da oggi in poi guardate anche il packaging, guardate il logo del Panda 2F, capirete perché c'è questo logo, questo Panda, per l'impegno di questa azienda. Volevo sottolineare che anche piccole cose, cioè il punto di partenza, la fotografia delle quantità di emissioni, definire quanto vale la catena Scope 3, non è niente banale, cioè un'organizzazione che si impegna a calcolare le proprie emissioni indirette, quindi la supply chain, distributiva è già un punto di partenza, uno sforzo che effettivamente tutte le aziende dovrebbero fare, ma che è impegnativo e che comporta già di per sé una modifica della propria visione e della capacità organizzativa. E con questo darei la parola immediatamente, scusandomi per il ritardo di cui sono unicamente responsabile, alla dottoressa Stefania Valera, che è la team manager per la Practice Risk Assurance Sustainability Climate Change di PricewaterhouseCoopers, che ci dà un po' la prospettiva di qual è il vantaggio per le aziende anche da un punto di vista finanziario e quali sono le motivazioni per cui un'azienda ha un vantaggio anche in ordine ai suoi rating e bancabilità nel definire la strategia di sostenibilità. Prego, dottoressa. Sì, buon pomeriggio, mi sentite tutti? Sì, ci sentiamo bene. Perfetto.
buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Intanto appunto mi presento, sono Stefania Valiera, sono manager di Equipix, che c'è un centro di presbutero, questo è come Mauro ha già accennato. Esatto, io non sono proprio vicina, però diciamo che insomma in termini di tutti siamo tutti molto vicini, per cui mi perdonerete questa mia dislocazione geografica. Allora, il tema della mia presentazione, del mio primo intervento, è quello appunto dei rating di sostenibilità o dei rating di ESG. Poi avremo diciamo un diametro scambiabile durante tutta la mia presentazione. In particolare appunto il mio intervento di oggi verterà sull'approfondire quelli che sono gli elementi di contesto di riferimento dei rating di sostenibilità ESG, che cosa sono questi rating, quali sono gli elementi che vengono valutati tramite questo tipo di assessment, i principali soggetti coinvolti nel processo di appunto di assegnazione di questo tipo di valutazione e diciamo le motivazioni principali che spingono le società a misurare le proprie performance di sostenibilità con questo particolare tipo di rating. Per concludere poi con quelli che sono diciamo, i principali ostacoli e i nuovi sviluppi in questo ambito. Eccoci. Allora, avevo piacere cominciare la presentazione con questa frase che vi lascio leggere. In particolare questa frase è stata comunicata da Larry Fink, il CEO di BlackRock. BlackRock appunto è la più grande società di asset management del mondo, che appunto è particolarmente rilevante e vuole sottolineare quella che è la rilevanza delle definizioni di sostenibilità e quindi di come environmental S, social e di come governance, che è appunto la rilevanza che queste dimensioni hanno nella valutazione delle società, quindi oltre alle classiche dimensioni di indicatori economico-finanziari. Di fatto cosa significa ESG? ESG significa utilizzare fattori ambientali, sociali e di governance per valutare il livello di sostenibilità di società umane di paesi. Risulta quanto mai evidente come la valutazione della capacità dell'azienda di creare valore deve tenere conto quindi non solo degli indicatori economico-finanziari, ma anche delle performance di sostenibilità ESG che abbiamo appunto visto fino adesso con le presentazioni dei colleghi relatori, vediamo l'esperienza di Sofidel, gli esempi anche di Stani e altre grandi realtà. Quindi nell'agenda di imprenditori e investitori è sempre più una priorità quella dell'integrazione di queste buone pratiche all'interno appunto della normale condotta del business. Investire in maniera responsabile è al tempo stesso in costante crescita, grazie anche alla spinta delle evoluzioni regolamentari che portano verso una maggiore trasparenza nelle scelte di investimento. E infine anche la rapida crescita degli strumenti di rapporti di sostenibilità volontari e non spinge verso una sempre maggiore rendicontazione di questi aspetti di sostenibilità, diciamo tutto. Questo un po' per visualizzare quello che vedremo nelle successive slide, il contesto dal quale nascono quindi questi strumenti che sono i rating di sostenibilità per valutare le performance ESG e le buone pratiche di sostenibilità, venendo incontro a quelle che sono appunto le richieste da parte degli investitori di sintetizzare un po' appunto di disporre di strumenti che sintetizzano in questo tipo di analisi. Allora, per dare un po' un contesto di riferimento, allora non mi soffermerei particolarmente sulla conferenza di Parigi o gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, perché appunto l'abbiamo discusso anche in dettaglio appunto con i colleghi relatori, ma appunto servivano a me per dare una sorta di contesto, contestualizzare quello che poi sono le dinamiche un po' più recenti tramite istituzione dell'IEM Expert Group sulla finanza sostenibile, appunto delegato dalla Commissione europea, ma particolarmente rilevante perché diciamo si pone l'obiettivo di andare a orientare il mercato dei capitali verso il finanziamento di attività economiche che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 che abbiamo citato prima.
In particolare il Life and Export Group ha sottolineato anche che per raggiungere tali obiettivi gli investitori dovrebbero chiedere sistematicamente informazioni sulla sostenibilità e quindi su questo ci colleghiamo poi agli indici sintetici che sono i green indicatori e le aziende anche in possesso dovrebbero riferire sistematicamente sulle proprie questioni di sostenibilità. Anche la crescita degli strumenti di reporting di sostenibilità è stata un elemento fondamentale, è stata registrata una forte crescita degli strumenti di reporting negli ultimi anni, volontari e non, e l'evoluzione del quadro normativo sottolinea come gli investitori appunto stiano spingendo le società verso una sempre più costante comunicazione dei fattori ESG. Diciamo nella grafica in alto a sinistra possiamo vedere. Questi sono due grafici presi da un paper molto interessante di Carleton Stix che va a spiegare diciamo, i trend dei sistemi di sostenibilità reporting in Europa e nel mondo, anzi se non mi sbaglio, e fa vedere come dal 2016 al 2020 il numero di esposizioni si è cresciuto quasi più del 70%, in particolare quegli strumenti poi emanati da agenzie governative. Il grafico invece sottostante fa vedere appunto come dal 2006 al 2020 siano aumentate sempre di più queste disposizioni e quindi di fatto ci sia una tendenza ad utilizzare degli strumenti di tipo obbligatorio, per cui un po' presumibilmente a dare accenno all'urgenza che queste tematiche comunque hanno, all'urgenza di monitorare e di contare la propria performance poi sulle tematiche di sostenibilità. Anche il comportamento degli investitori sta cambiando, come accennavo prima si sta orientando sempre più verso la considerazione degli aspetti di sostenibilità, quindi ESG, nelle valutazioni di investimento. In questa slide ho riportato due grafici interessanti, entrambi provenienti da Schroeder's Global Investor Studies, il primo del 2017, che dice già nel 2017 il 78% dei rispondenti al sondaggio riteneva che gli investimenti sostenibili fossero considerati molto più importanti rispetto a 5 anni precedenti, e il secondo indica come questo studio un po' più recente del 2019 indica che la generazione X, cioè le persone che si collocano in una fascia tra i 38 e i 50 anni sono sempre più motivate a investire in modo sostenibile, quindi a investire in quelle società che appunto hanno una gestione delle tematiche di sostenibilità degli aspetti ESG sempre più appunto rispondente a quelle che sono le domande del mercato. E fatto interessante, sono i millennials, la generazione tra i 18 e i 37 anni che guideranno a guidare il cambiamento su queste tematiche. In ultimo, anche questa slide voleva appunto dare un'idea di come anche le iniziative globali degli investitori si stanno muovendo in questa ottica. In questo caso potete vedere una slide, un grafico del United Nations Principles for Responsible Investment, dove vediamo che di fatto è l'iniziativa globale più importante, leader mondiale della promozione degli investimenti responsabili, che appunto fa vedere come dal 2006 l'anno di istituzione di questa iniziativa fino al 2020 i firmatari che hanno deciso di integrare gli esperti ESG nelle proprie decisioni sono aumentati considerevolmente fino a 3.000 firmatari che rappresentano più di 100 miliardi di dollari di tasse gestite, per cui l'attenzione a queste tematiche nel mercato degli capitali è più forte. Quindi, arrivando diciamo che cosa sono questi rating di sostenibilità, in sostanza sono dei giudizi che forniscono in modo sintetico informazioni sulla solidità di un emittente, di un titolo, di un fondo dal punto di vista delle performance ambientali e sociali di governance. Quindi non vogliono andare a sostituire i rating diciamo tradizionali, ma sono complementari a questi rating e hanno l'obiettivo appunto di sintetizzare l'effettivo comportamento sostenibile delle imprese, segnalando tra virgolette agli investitori quelle più virtuose e meritevoli. Tendenzialmente sono assegnati da agenzie di rating indipendente, ci sono al momento nel mercato due o più di agenzie, una solo citata alcune, Standard Ethics, Vigilmar e Sustainalytics, ciascuna con metodologie e focus specifici appunto sulla base della quale emettono le proprie valutazioni.
Diciamo tendenzialmente i rating si dividono in due grandi branche, tra virgolette, i rating cosiddetti solicited e i rating unsolicited. Per quanto riguarda i solicited, sono rating emessi su richiesta della società oggetto di valutazione attraverso un rapporto diretto con la società, con l'agenzia di rating, e l'agenzia coinvolge direttamente la società tramite dei questionari specifici, delle certe, su interviste con il, o interviste con il manager, per cui c'è una modalità lunga di indirizzo. I rating invece unsolicited, come possono essere quelli di MSCI, Fitch for Good, Sustainalytics, sono basati su informazioni pubbliche degli emittenti, quindi i classici bilanci di sostenibilità, dichiarazioni non finanziarie, altri tipi di informativa pubblica. In questa slide ho voluto riportare, diciamo, un esempio, un paio di esempi. Il primo esempio a sinistra si tratta di, appunto, di un esempio di risultato del corpo sostenibilità assessment di Robecusan, mentre l'esempio a destra tratta appunto di un esempio di risultato della solicita di MSI, che fa vedere appunto che vengono appunto assegnati un certo tipo di valutazione a diversi pillar, come può essere il pillar ambientale, il pillar sociale, il pillar di governance, sulla base dei quali i capitali vengono aumentati. Ovviamente poi, a seconda dell'agenzia che effettua il rating, ci possono essere poi diversi pesi a cui viene assegnata la valutazione, per dare un esempio un po' concreto. Di fatto gli ambiti analizzati, come abbiamo detto prima, gli elementi valutati possono variare tra diverse agenzie di rating, perché, come appunto ho accennato, le metodologie sono diverse tra agenzie di rating, tra le agenzie di rating disponibili. Viene comunque analizzata la solidità di un'organizzazione dal punto di vista della sfera ambientale, della sfera sociale e della sfera di governance. Nella sfera ambientale abbiamo tutte quelle tematiche legate alla gestione, alla mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni di CO2, scope 1, scope 2, scope 3, efficienza energetica, tutti gli ambiti di cui abbiamo appunto parlato nei precedenti interventi, l'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali, eventuali iniziative specifiche di riduzione dell'inquinamento, dell'aria, dell'acqua, insomma tutto l'ambito ambientale a 360 gradi. Nella sfera sociale vengono approfonditi poi quello che è l'ambiente di lavoro, le relazioni sindacali, le catene di fornitura, quindi andando poi a valutare quella che è la value chain complessiva dell'organizzazione, temi come temi molto importanti come le pari opportunità, la diversità, l'inclusione, il genere, il welfare aziendale, l'aspetto dei diritti umani, per poi andare alla sfera di governance, quindi le valutazioni su come è strutturata la governance aziendale, quindi la composizione del CDA in termini di indipendenza dei consiglieri, piuttosto che presenza di politiche di diversità, genere, di etnia, di nazionalità, composizione del CDA, politiche di remunerazione, quindi se sono eventualmente presenti obiettivi di sostenibilità ai quali sono legate le politiche di remunerazione di breve e lungo periodo del management, eventuali comportamenti etici che ci si aspetta ci siano sempre, e appunto pratiche di remunerazione, quindi tendenzialmente un po' questi ambiti. I soggetti coinvolti nel processo di rating potete già comunque averli più o meno compresi, nel senso che tendenzialmente gli attori più importanti sono le imprese, in quanto appunto attori del mercato, emittenti di bond, ma comunicatori di informazioni a quelle che sono appunto le agenzie di rating, fanno un ruolo essenziale per reperire e veicolare queste informazioni e agiscono da principali interlocutori per le imprese e gli investitori. Terzo, diciamo, attore fondamentale, gli investitori, in quanto hanno un ruolo attivo nel promuovere il cambiamento, incoraggiando le imprese nel reperire, divulgare e migliorare la qualità delle proprie informazioni di sostenibilità e gli aspetti. Quindi, di fatto, perché in sostanza una società dovrebbe misurare le performance di sostenibilità con un rating? Ci sono comunque diversi elementi che possono spingere una società a farlo. Il primo è sicuramente monitorare la propria performance tramite di sostenibilità, o meglio, permette di monitorare la propria performance di sostenibilità delle società nel corso del tempo e poterla confrontare con le performance dei principali peer, competitor. Sicuramente è una scelta
scelta rispondente al crescente numero di investitori che adotta degli screening, diciamo ESG, quindi investimenti responsabili di cui prima, consolida il posizionamento dell'impresa rispetto a tali tematiche di sostenibilità, anche dal punto di vista sicuramente reputazionale e d'immagine, aiuta a monitorare i rischi e i dati più aspetti e ovviamente può aiutare ad implementare le opportunità di investimento e quindi ad attrarre i capitali. Ovviamente, come ho voluto menzionare nei primi slide, ultimamente questo tema è molto sentito, nel senso, appunto, come ho accennato prima, ci sono molte società di rating al momento sul mercato, ci sono molte le metodologie che vengono utilizzate, per cui appare all'orizzonte alcuni ostacoli, diciamo, in primis dei problemi di confrontabilità, perché al momento non ci sono degli standard condivisi e quindi questo potrebbe limitare la credibilità di tutte le buone valutazioni, che sono appunto problemi potenziali problemi anche di soggettività, nel senso che appunto le variabili poi attribuite a diverse società di rating possono variare secondo appunto dall'emittente, ma possono cambiare tra i tipologie di emittente, e appunto il proliferare di agenzie di rating e metodologie appunto determina spesso la difficoltà per una società nell'orientarsi su quale tipo di rating sottoporsi. Quindi, in sostanza, per una società alcune volte è anche difficile e dispendioso eccedere in assoluto su tutti i rating, nei più importanti rating disponibili sul mercato, con il rischio di essere performante magari in modo positivo per alcuni rating e in modo negativo per altri. Per cui, per far fronte a queste principali problematiche derivanti dalla frammentazione, l'Unione Europea si sta comunque muovendo per definire delle metriche condivise. L'obiettivo sarebbe entro la fine del 2021 di trovare appunto questa standardizzazione di metriche ESG per renderle poi applicabili nel 2022. Io concludo qui il mio intervento e ovviamente sono a disposizione per eventuali poi approfondimenti o dubbi. E grazie. Grazie mille, professor Valera. Diciamo che con questo intervento abbiamo toccato un punto direi fondamentale, cioè il ruolo della finanza. Paolo, non ti sentiamo? Un po' più vicino, perché non ti sento proprio. Sì, adesso mi senti meglio? Scusate. Dicevo, abbiamo toccato un ultimo aspetto, quello della finanza, che chiaramente insieme alla tecnologia e all'ingegneria è una componente fondamentale di questa trasformazione che tutti abbiamo il dovere e ci dobbiamo impegnare ad accelerare. Vado a chiudere portando i saluti anche del Presidente degli Ingegneri che si è dovuto assentare, Mariano Carraro, che ringrazio nuovamente per l'organizzazione di questo importante seminario. Niente, riassumo solo in poche parole il contenuto di questo seminario. Abbiamo cercato di affrontare prima come introduzione diciamo scientifica e supportata anche dall'impegno della Regione Veneto da un punto di vista strategico, territoriale, per poi avere il riscontro anche dell'Accademia, dell'Università e il collegamento con gli impegni e le opportunità di ricerca e sviluppo. Abbiamo dato una chiave di lettura di quello che può essere una metodologia, tra le tante che ci sono a disposizione, ma sicuramente una metodologia fondata sulla scienza, quindi con solide basi scientifiche, tecnologiche e organizzative, che consente di definire obiettivi di riduzione delle emissioni concreti e in linea con quelle che sono le esigenze per il mantenimento sostanzialmente di un aumento della temperatura media globale che sia compatibile con la vita dell'uomo sulla Terra, perché di questo stiamo parlando, ahimè. Questo sì, le tecnologie per fare questo ci sono, e metodologie pure, si tratta veramente, chiaro che non è banale, di pura volontà, volontà legislativa, volontà di guida, volontà di leadership e volontà anche degli acquisti, volontà anche dei consumatori che essendo informati ormai a largo spettro su questi aspetti
devono anche farsi parte attiva nell'orientamento delle proprie scelte, perché tutti dobbiamo da acquistare un'auto, dobbiamo da acquistare dei prodotti, dobbiamo da ristrutturare casa e dobbiamo tenere presente quali sono le implicazioni di una scelta non in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Io con questo vi ringrazio e chiaramente se ci sono delle domande, ancora penso qualche minuto, siamo a disposizione, i relatori vedo che sono ancora tutti collegati, per cui se in sala c'è qualche domanda o non so se si riesce anche a recuperare qualche domanda dallo streaming Facebook, abbiamo avuto diverse persone in collegamento, siamo ben disponibili a dare qualche chiarimento. No, più che la domanda, riguarda la mobilità. Attualmente si spinge molto per l'elettrico, sì. Però dal mio punto di vista se sempre meno brusco per tutte le autovetture di tassare elettriche, sì. Ci sarà una forte incremento di domanda di energia elettrica. Certo. Ma chi produce l'energia elettrica? Come risponderà a questo incremento di domanda? Utilizzando credo più combustibili fossili attualmente. Ma attualmente la risposta pronta è quella. Certo. Dopo alcuni anni probabilmente diminuirà questa produzione di energia per un combustibile fossile, ma se c'è un incremento di domanda improvvisa, davamo sopperire in questo modo, sentendo anche le gente che lavora con Enel. Sì, sì. Il professor Montoni ha sottolineato questo aspetto nella sua presentazione. Enel, peraltro, è una delle 16 aziende italiane che ha sottoscritto gli impegni del Science Based Target Initiative, definendo un obiettivo di riduzione, se ricordo bene, del 70% delle emissioni di CO2 per kilowattora generato. Quindi arrivando all'obiettivo di 0,125 grammi per kilowattora di energia elettrica. Oggi siamo intorno ai 380, se ricordo bene, 370 grammi di CO2 emessi per ogni kilowattora che noi consumiamo dalla rete elettrica. L'obiettivo di Enel è portare questo valore a 0,125, ora non ricordo bene, forse al 2030, se c'è Giuliana se lo ricorda. Quindi sono obiettivi molto stringenti. A differenza di altri settori, il settore della produzione di energia elettrica è uno dei settori che ha, tra virgolette, più quasi facilità nel raggiungimento di questi obiettivi. Questo è anche uno dei motivi per cui diciamo che uno switch all'elettrico è uno switch molto auspicabile in tanti settori. È chiaro che bisogna tenere conto delle implicazioni infrastrutturali e delle implicazioni della rete, quindi hanno a che vedere con la tenuta della rete elettrica, con quindi l'aumento delle possibilità di stoccaggio, di punti di stoccaggio dell'energia e sistemi di accumulo. È chiaro che la mobilità elettrica ha anche altri enormi vantaggi rispetto all'aspetto prettamente energetico delle emissioni, che sono legati chiaramente alle emissioni di sostanze inquinanti a livello locale, polveri, NOx, e questi sono altri aspetti fondamentali. In una pagina grafica c'è il 30% delle emissioni di CO2 dato dalla produzione elettrica e il 30% dalla mobilità. Se io vado in mobilità elettrica abbasso quelle emissioni lì, però in modo rapido rispondono aumentando le emissioni per produzione elettrica. Nel breve periodo sto parlando, se tutti passassero elettrico, la risposta più immediata è incrementare l'energia che era prodotta con combustibili fossili nel breve periodo. L'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia si raggiunge solo se ogni settore fa la sua parte. Quindi chiaramente deve avere un minimo di vision collettiva, è per questo che il ruolo del, diciamo, di chi fa la supervisione, il governo dei territori o della nazione è fondamentale, perché deve appunto vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di tutti i settori, però è per dover prendere delle decisioni, bisogna chiaramente avere una strategia condivisa e prenderle in base a questa strategia. Ci sono paesi che insomma hanno già oggi uno di vendita di autovetture elettriche superiore, non superiore oggi, una parte, diciamo, della soluzione, non è tutta la soluzione, giustamente contemporaneamente ci vuole la decarbonizzazione totale della produzione di energia elettrica. Si può fare una cosa dei relatori? Altre domande? Buongiorno, volevo chiedere, innanzitutto, è stato puntualizzato all'inizio da GIA4 come tutto
ogni azione e quindi anche lo sviluppo della migrazione di risorse sostenibili consuma energie e risorse. Nella definizione dei target, quindi queste science-based target initiatives, viene considerato la montagna di emissioni prodotto da questa migrazione, quindi dallo sviluppo di macchine e tecnologie che vanno a supportare i processi termici di cui parlava prima il direttore, che servono quindi per ottenere delle emissioni quasi zero a livello conclusivo, ma voglio dire, nella migrazione viene considerata fondamentale della missione che io voglio introdurre proprio grazie a causa di questa necessità di migrazione stessa. Esatto. Oppure se ci concentra solamente sull'obiettivo finale, a prescindere dal processo di mezzo? No, diciamo che idealmente chi oggi progetta una tecnologia che va a favore del sviluppo sostenibile dovrebbe anche produrla in modalità sostenibile. Cito un esempio, sto lavorando a un progetto di ricerca e innovazione, qui stiamo sviluppando una nuova tecnologia per una copertura verde, quindi un tetto verde con accumulo idrico e gestione, diciamo, smart dell'acqua accumulata per irrigare le piante senza necessità di acqua per irrigazione. Cioè, nel fare questo progetto, un prototipo, un progetto, stiamo anche sviluppando parallelamente un'analisi LCA del prototipo per arrivare poi a un'industrializzazione che tenga già conto della filiera produttiva del prototipo, cioè dell'elemento stesso. Quindi andiamo a mettere sul mercato un oggetto che avrà già, diciamo, una funzione di sostenibilità, ma sia anche esso prodotto in maniera sostenibile. Certamente questa osservazione è corretta, cioè non possiamo permetterci di attuare la trasformazione verso la sostenibilità con tecnologie non prodotte in maniera sostenibile. Poi ogni oggetto ha un suo, diciamo, energy and carbon payback time che riflette un po' quello che è il tempo in cui questo oggetto fa risparmiare o genera energia pulita che va a compensare quella eventualmente non pulita utilizzata per la sua produzione. Questo vale anche per i pannelli fotovoltaici, per esempio, su cui spesso si dice ok, sono appunto un'energia pulita, però per produrli serve, diciamo, emettere CO2. In genere il payback energetico di questi oggetti è dell'ordine di un paio d'anni, con un tempo di vita atteso di 25 anni, che comunque enormemente siamo inferiore a quello che invece il payback time energetico della caldaia a gas che è finito, per definizione. Forse mi sono spiegato. Adesso, questa domanda è molto bene. Velocemente, non è una domanda, la mia ma una considerazione. Qual è la carica? Ecco, nel senso che mi trovo per lavoro a, io abbiamo un po' di consulenza nel settore dei trasporti e della logistica. Sì. E quindi mi trovo a dialogare spesso con i lead manager di aziende anche importanti. La transizione ad una economia sostenibile all'interno delle aziende la trovo veramente molto difficile per un semplice motivo. Perché da parte del management delle aziende non c'è un approccio al cambiamento, in sostanza. Quello che voglio dire è che credo che sia necessario, non so se sia l'esperienza che magari di qualcun altro, qui o dei relatori, sia necessario convincere, fare uno sforzo di convincimento verso appunto la transizione green o sostenibile delle aziende. Presso il management, cioè chi gestisce le sorti dell'azienda, perché poi magari il field manager, in esperienza sono di grosse aziende di trasporto, piuttosto che compagnie, aziende molto grosse, sono anche convinte di tutto quello che abbiamo detto, che è bellissimo, però poi si trovano a dover scontrarsi con direttive calate dall'alto o dalle multinazionali, dalle sedi principali, che in realtà non hanno questo approccio al cambiamento. È una sola considerazione, perché veramente è un problema che io rispondo nella mia attività, e si parla di veicoli elettrici prima, e per carità, non è, io ho una visione un po' particolare, per carità, sono il mondo dell'elettrico, dell'automobile, sono delle auto
citavo prima Scania, per esempio, anche Renotax, il gruppo Volvo, insomma, il gruppo Volvo si sta indirizzando verso una soluzione ibrida che è elettrico, idrogeno, assieme al gruppo Daimler, ma insomma, a soltanto di questi dettagli specifici. Quello che io trovo veramente un problema, cioè le aziende potranno probabilmente fare un salto di qualità se soltanto se ci sarà un approccio diverso da parte del mezzo. Una considerazione che facevo di un gruppo molto bravo collegato alla mia esperienza. Cioè, collegate, Stefania, Giuliana, anche lo stesso Riccardo, può portare l'esempio personale del dottor Lazzareschi. Chiedo a voi di commentare questa domanda, che vi riassumo, l'avete sentita? No? Ok. No. Si portava la problematica, l'attenzione alla problematica che spesso i top manager, comunque, i CEO, i decisori al vertice delle aziende fanno fatica a intraprendere percorsi di sostenibilità convinti. Il collega in sala si occupa di gestione di flotte e di logistica, possiamo dire, no? Trasporti, e quindi diceva, il fleet manager è sicuramente motivato a fare uno switch di tecnologia o di modalità di trasporto, ma spesso soprattutto qualcuno che non autorizza questo cambiamento. Come fare, come motivare questi manager, questi top manager a intraprendere con convinzione questo percorso? Mi senti, Mauro? Sì, questo mi sento bene. mi sono collegato con il telefono, okay. Con il tuo disponibile, insomma, questo è il fatto più veramente. E noi in software abbiamo vissuto un giorno opposto, cioè il nostro amministratore delegato è stato nei primi anni di questa attività promotore, e lui ha avuto il problema di sensibilizzare tutto il management sotto di lui, perché un'azienda grande non può essere gestita da una sola persona, specialmente quando si tratta di introdurre in aziende dei concetti innovativi che devono essere ripetuti non solo a livelli operativi, ma anche venduti fuori promuovendo i prodotti e la vita dell'azienda, quindi senza una visione comune questi grandi imprese non si fanno. D'altro canto, così si può motivare un manager di alto livello, lo si può fare per esempio invitandolo a giornate come queste, cioè facendo toccare con mano l'esigenza che non è un'esigenza delle leggi o delle visioni più alte della politica, ma alcune volte è un'esigenza del mercato. Ci sono soggetti, per esempio, per la mobilità sostenibile, che hanno fatto scelte coraggiose introducendo flotte di mezzi pesanti, oggi diventate a biogas. Ci sono degli esempi con cui sto già portando delle proposte, o decarbonizzando magari, introducendo magari mobilità da multimodale, facendo vedere che è un buon business. Ci sono degli imprenditori che ci credono. Bisogna portare gli evidenti di alcuni casi di successo. Molto spesso gli esempi di vita vissuta, partecipare allo scambio con altri soggetti, per un imprenditore può essere molto, 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 creare delle opportunità di crescita. Questo merito che lo induca non è mai cambiare idea. Gano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, solo per confermare che effettivamente, anche sulla base della nostra esperienza, il coinvolgimento dei CEO è fondamentale, quindi ad esempio molte nostre iniziative a livello internazionale sono proprio delle call to action che riguardano proprio il commitment, l'attivazione del top management, perché sappiamo che l'impegno dei CEO è poi fondamentale a cascata per coinvolgere tutti i vari manager e far accadere le cose a livello strategico e a livello di attivazione. Ok.
Fania, vuoi commentare? O... Ma io volevo, sì, volevo commentare confermando che appunto anche lato nostro, lato qui da vicino, lavoriamo con società abbondante e non è molto, alcune volte è molto difficile far comprendere l'esigenza, magari sono soggetta a particolari normative e che quindi non devono, diciamo, non sono ancora chiamate ad adottare specifiche iniziative o finalmente un reporting specifico su certi temi, e quindi facciamo veramente fatica però la nostra per comprendere l'esigenza. Forse quello che mi sento di dire è provare a portare questi temi sui tavoli, appunto sul tavolo decisionale, in un'ottica magari di costo-beneficio, oppure in un'ottica che non è, cioè le attuali spinte normative magari su certi ambiti non è detto che possano appunto non diventare obbligatori in altri ambiti, per cui lo vediamo anche sulla parte di emissioni, ma anche appunto sul Green Deal, altri anche appunto agende europee, non è detto appunto che alcuni ambiti che adesso non lo sono non possano diventare obbligatori in futuro. Quindi sì. Questo. Sì, aggiungerei solo, diciamo, che spesso diciamo, la valutazione nasce proprio dalla valutazione economica e dalla valutazione dei numeri, che quindi fornire anche una base di confronto analitica, quindi misurare quello che è l'impatto, misurare il rischio legato ai climate change, quindi anche sulla supply chain, misurare anche diciamo, l'impatto sul rating o comunque i benefici possibili. Possono dare chiaramente quell'argomentazione in più a chi deve dialogare con queste persone, che comunque sono persone come tante, che sono informate da un certo punto, che hanno comunque delle altre problematiche urgenti da gestire, e quindi non è detto che abbiano il set di informazioni completo e la base decisionale completa per poter attuare una strategia più, una visione più però sembra che si forniscono le basi, è chiaro che poi l'obbligo normativo o l'intensificarsi della richiesta del mercato sono quei fattori chiave che fanno scappare il cambiamento repentino dell'azienda. Certo. Però sono strumenti validi che possono essere. Non perché sono lì. Buono uscita. Ok. Mauro, se posso aggiungere anche il confronto con il competitor. Un benchmarking con i competitor, quello che fanno i competitor, insomma, le aziende che poi il top management è spinto, no? Vuole essere in qualche modo leader di software. Sì, questa è anche la base dei programmi tipo Climate Savers, dove l'azienda coraggiosa viene portata proprio come esempio e diventa poi il fanale, diciamo, il punto di riferimento per tutta la fiera, per tutti i competitor. Quindi basta che si muova una azienda del settore per tutte le altre. Di conseguenza si adeguano perché sono messe alle strette con l'avanzare del livello dei competitor. Grazie. Sì. Io vi ringrazio tutti i relatori per la grande professionalità, pazienza e per il loro contributo. Spero che sia stato un segnale interessante per i colleghi ingegneri e per le persone collegate. Ringrazio nuovamente la Regione Veneto che ci ha ospitati e vi invito a contattarci per presentazioni, per domande, approfondimenti. Mi auguro ci siano sempre più richieste di questo tipo perché abbiamo veramente urgenza di cambiamento. Grazie a tutti. Buona giornata. Arrivederci, grazie.